ecotossicologia. Dunque, nonostante la situazione nazionale, insieme agli organizzatori, quindi a tutto il comitato scientifico, abbiamo, come dire, deciso di buttarci in questa avventura e provare ugualmente a organizzare, diciamo, queste giornate. E, la partecipazione, oltre 170 iscrizioni, dimostrano ovviamente che l'interesse nel paese è tanto e quindi, come dire, questo ci conforta, anche se appunto essendo in tanti e non avendo voluto rinunciare a un minimo di presentazioni, di scambio anche su tematiche diciamo particolari di interesse scientifico o comunque applicativo, quindi ecco la gestione, chiedo un aiuto a tutti perché le cose possono andare insomma nel migliore dei modi, anche se siamo una comunità ormai allenata, da tanti anni ci incontriamo e sicuramente insomma anche i rapporti, diciamo, tra le persone, i rapporti umani, che purtroppo in questo contesto, in questa, diciamo, situazione sono meno possibili, però ci aiutano a portare avanti queste due giornate nel migliore dei modi. Una cosa su cui dobbiamo essere molto rigorosi più del solito è rispetto dei tempi, altrimenti salta un po' tutto il calendario. E anche la chiusura dei microfoni rigorosa da parte di tutti, se non quella, diciamo, degli organizzatori e di chi parla, eventualmente chi deve presentare. Io non dico altro e passo subito molto volentieri la parola al mio direttore, il dottor Alessandro Bratti, direttore dell'ISPRA, per ecco, un saluto a tutti noi. Grazie. Grazie David, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene e cercherò per stare delle linee guida date di veramente di rubarvi pochi minuti. Intanto complimenti per l'iniziativa che cade, come ha detto David, in un momento molto particolare, molto difficile, sia per quello che sta attraversando il paese, ma che si ripercuote per forza anche nel tipo di lavoro che noi svolgiamo quotidianamente e seppur abbiamo tentato ovviamente di sopperire attraverso la via telematica, proprio per l'attività che fate anche voi quotidianamente, è evidente che ci sono tutta una serie di iniziative che prevedono la presenza delle persone che non si possono svolgere, quindi questo rischia di ritardare tanti progetti e tante attività, però insomma non bisogna rinunciare, credo, ad andare avanti. E non c'è dubbio che la tematica che si affronta, la tematica ecotossicologica, è una tematica in grande evoluzione. Ho avuto occasione di vederlo anche per il fatto che, pur partendo da un'esperienza consolidata che è sostanzialmente quella sui dragaggi, in realtà si sta estendendo in altri campi e per dare anche delle risposte molto importanti. Sto pensando ad esempio a tutto il tema dell'end waste e quindi tutto il tema che riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti, dove l'approccio ecotossicologico sempre di più diventa dirimente, oltre che ovviamente complementare a quello tradizionale di carattere chimico. Dicevo, molto probabilmente, tra l'altro visto che ci avete proprio una sessione che parla di Covid-19, ambiente, nuove frontiere, ovviamente ci sono da affrontare non solo nell'applicazione di queste nuove tecniche o tecnologie, diciamo, legate all'ecotossicologia, tutto il tema dei nuovi inquinanti emergenti, che è un tema presente anche nell'approccio assolutamente chimico, dicevo, anche tutta una serie di questioni legate alla virologia, alla batteriologia, più in generale al rapporto tra ambiente, ecosistema e nuovi agenti e rischi di pandemie, è un tema che stiamo anche affrontando, ad esempio, con l'Istituto Superiore di Sanità all'interno di numerosi progetti che riguardano soprattutto in questo caso, parlando di Covid-19, il tema della qualità dell'aria, anche se
tutta una serie di indagini importanti si stanno facendo anche su un'altra matrice come quella dell'acqua. Bene, quindi veramente credo che questa giornata sarà una giornata utile per approfondire tutta una serie di elementi tecnici. È una comunità, ho visto la vostra, molto abbastanza numerosa e anche molto dedicata alla propria attività e quindi davvero non mi resta che augurarvi un buon lavoro e ricedo la parola a David Pellegrini. Grazie davvero per l'attività che fate quotidianamente, per i contributi che potete dare per avanzare veramente tutte le tecniche di monitoraggio, ma non solo, anche per cercare di rendere più intellegibile l'impatto ambientale sulle diverse matrici, cosa di cui oggi ne abbiamo un gran bisogno, credo, per fare le scelte più giuste. Grazie. Grazie Alessandro. E sì, effettivamente questo è un po' il nostro intento da anni, no? E devo dire che piano piano, diciamo, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale su questo piano, ecco, ci dà un conforto. Io mi ritiro un attimo, lascio la mano ai colleghi, diciamo, coordinatori della sessione, e quindi Marta della Ecotox e Marco Francese, che coordineranno appunto questa prima sessione su Covid, ambiente e nuove frontiere. Quindi Marta, a te la parola. Buongiorno a tutti. È un grande piacere vedervi qua e devo dire anche un momento di relax, perché insomma ce l'abbiamo fatta, abbiamo iniziato. Io vi ringrazio perché avete aderito a questa iniziativa che insomma sembrava complicata, è abbastanza complicata, è la prima volta che la organizziamo online, però insomma è un pezzo del nostro cuore di ecotossicologi. Incontrarci in remoto ha sicuramente insomma un po' un sapore amaro, perché siamo abituati alle grandi cene e grandi convivialità, però secondo me ce la possiamo fare anche quest'anno. Io vi do due regole, spero che siano chiare, ma le ripeto per tutti. Mi raccomando, i microfoni spenti, le videocamere spente, se non quelle dei coordinatori della sessione che si sta svolgendo al momento. Tenete sempre sott'occhio la chat che avete sulla destra, perché la maggior parte delle comunicazioni avverranno lì. Se avete domande per chi sta presentando o per i poster, fatele sulla chat. Per favore scrivete il nome della persona a cui rivolgete la domanda o il poster di riferimento. Sì, vengo da voi. Per favore, i microfoni spenti, perché siamo veramente troppi per tenere tutto aperto. Niente, io lascio la parola al dottor Marco Francese, che è con noi da sempre, da quando è nato tutto questo, è la persona che si occupa di coordinare, di organizzare i gruppi di lavoro, di insomma divertirci in un sacco di occasioni. Grazie e benvenuti. Stavano i pocket coffee sopra, te lo sei preso? Per favore, i microfoni spenti. Buongiorno a tutti, grazie della presentazione Marta, sì, sono uno di quelli vecchi e questa volta ovviamente sono limitato, niente focus group, niente gruppi di lavoro, è un poco difficile a distanza, anche se certi sistemi prevedono stanze separate. E a me spetta in questa prima sessione, nella quale sono stato invitato da Raffaella Cardente e ho aderito molto volentieri perché l'argomento è nuovo, interessante, secondo me i collegamenti con l'ambiente ci sono e come, e verrà dimostrato in queste due prime relazioni introduttive, quella di Raffaella Cardente e di Francesco Regoli, e a me spetta quindi fare un poco così il trade union tra le varie cose, tra queste due prime presentazioni, vediamo se abbiamo tempo subito di porre qualche domanda e poi di introdurre, ai quali prego vivamente di mantenere i pochi minuti che sono dedicati a loro, i relatori dei vari poster.
Quindi ho con grande piacere che introduco una delle leader, perché l'altra è Marta, insomma, della Ecotox, questa società di Milano che conosciamo da sempre, che sempre ha sponsorizzato molte iniziative, questo è importante dirlo, anche iniziative, come dire, a carattere pubblico, le ha sempre sponsorizzate perché è suo interesse che non è solo un interesse commerciale, onestamente, conosco molto bene le persone ed è un interesse soprattutto scientifico e culturale che l'argomento dell'ecotossicologia vada avanti. Quindi in questa sfida culturale, diciamo, Raffaella Cardente si è cimentata questa volta e prova a parlarci di coronavirus e ambiente, appunto, una sintesi panoramica di quanto sta accadendo a livello nazionale e mondiale intorno alla pandemia in rispetto all'ambiente. A te la parola, Raffaella. Raffaella, mi hai colto? Sì, scusate, stavo cercando di mettere in linea la presentazione. Io allora intanto metto uno sfondo tematico che ho preparato per l'occasione. Ecco. Scusate, ma mi sentite? Sì. Sì, la sentiamo. Ah, ecco, perché non riuscivo a capire se era partita o meno. Ok, riparto, scusate. Questa mia introduzione. Signora, non ha condiviso lo schermo. Ah, mannaggia. Arrivo. È il bello della diretta. Ecco, non preoccuparti, Raffaella. È bello complicato. Della diretta, sì, ho fatto su un bel casino, vabbè. Allora, riparto, scusate, ma allora condividi schermo. Va bene, grazie. Ciao. Signori, ci sono delle persone che hanno i microfoni aperti, si sente quello che state dicendo in casa. Vi preghiamo di spengere i microfoni, per favore. Grazie. Non è riuscita a condividere lo schermo. Mamma, non sei riuscita a condividere lo schermo, per niente. Possiamo lanciarlo anche da qui, dalla regia? Negativo, perché questa è l'unica che non ho. No, te l'ho mandato. No, è vero. No, lo faccio di qua, ma non capisco perché non mi si condivida lo schermo. Ok. Se no nel frattempo partiamo con regole, poi facciamo... Mamma... Condividi. Non riesco a capire perché non parte. Faccio allora. Io. Ma lo fai di te? Sì. Registrazione? Quella che ti ho mandato per ultima. Tesoro. Quella che mi hai mandato per ultima. Marta, facciamo partire. Facciamo partire regoli. Sì, grazie. Facciamo partire regoli, poi ci pensiamo. Bene, grazie. E allora do la parola virtualmente a Francesco Regoli, che è impegnato nel Senato accademico proprio in merito al Covid, ed ecco qui la sua presentazione. Beh, buongiorno a tutti. Prima di tutto vorrei fare un saluto agli organizzatori e scusarmi se non sono, anche se sono presente a causa di un impegno istituzionale ovviamente legata a questa emergenza Covid che è ancora lungi dall'essere passata. Devo dire che francamente non mi sarei mai aspettato che alle giornate di ecotossicologia avessimo una sessione sul Covid. E questa situazione mi dà però anche lo spunto per fare qualche riflessione, se vogliamo, di carattere generale sul ruolo e le prospettive dell'ecotossicologia. Vedete prima di tutto che come affiliazione, oltre al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, c'è anche il Lab C19. E non è un caso, perché abbiamo passato una fase di reale emergenza che ci ha portato in un lockdown, una parola di cui nessuno prima conosceva il significato,
ma anche alla necessità di convivere con delle mascherine che prima eravamo abituati ad indossare, ma solo in condizioni di laboratorio, e che invece sono diventate improvvisamente indispensabili per la vita di tutti i giorni. Ma perché dico questo in una presentazione sull'ecopsicologia? Solo per dirvi che in un momento in cui queste mascherine non si trovavano e molte aziende italiane volevano riconvertire la loro produzione per fare le mascherine, c'è stata la necessità di testarne l'efficacia ma anche la sicurezza secondo quanto prescritto dall'Istituto Superiore di Sanità. Allora, per farvi un esempio, il nostro Ateneo ha reagito a questo mettendo su in soli 40 giorni, solo 40 giorni considerando il periodo in cui tutto era fermo, un laboratorio, per l'appunto il Lab C19, per testare la conformità delle mascherine, che prevede, oltre a valutazioni sull'efficienza di questi dispositivi in termini di respirabilità, efficienza alla filtrazione batterica, carico microbico e resistenza agli spruzzi, anche una valutazione molto vicina al nostro approccio, con la caratterizzazione ad esempio dei polimeri che la costituiscono, del possibile rilascio di sostanze tossiche o di additivi chimici, la possibilità di indurre effetti tossici nell'organismo bioindicatore, che in questo caso siamo noi che ce le mettiamo, ed effetti che abbiamo misurato che si misurano con metodologie che sono simili a quelle che tipicamente utilizziamo su modelli diversi. Ebbene, parlo ad esempio di vitalità cellulare, di alterazioni cellulari, test del rosso neutro dell'MTT, che a molti di voi probabilmente dicono molto. Quindi in un momento in cui, se vogliamo, l'ecotossicologia, anche se in senso lato, ovviamente ha contribuito ad un problema anche reale del paese. Ma torniamo più da vicino al virus, perché ne abbiamo sentite tante sul rapporto tra impatto dell'uomo sull'ambiente e pandemia. E certamente quello che sappiamo è che i virus popolano la Terra da ben prima di noi, e che l'aumento delle pressioni antropiche su territori che prima erano inesplorati, cambiamenti climatici, ma anche la globalizzazione, certamente possono aumentare le occasioni di contatto con virus che hanno il loro serbatoio in animali selvatici, così come ovviamente la loro potenziale diffusione, come si è verificato nel caso del Covid-19. Ma abbiamo anche sentito del paradosso che questa crisi pandemica ha avuto sul clima, con una riduzione marcata delle emissioni di anidride carbonica durante il lockdown, per esempio, e soprattutto abbiamo visto e sentito di animali che si sono ripresi il loro spazio, molte segnalazioni di animali selvatici, di delfini nei porti, questo grazie all'assenza dell'uomo, ma facendo anche passare spesso esplicitamente il concetto di un ambiente meno inquinato. Messaggio questo, a mio avviso, estremamente pericoloso e fuorviante, come se bastassero pochi mesi di lockdown in qualche modo per recuperare il danno dell'inquinamento prodotto da decenni, va bene? Faccio presente che addirittura anche nell'area di Chernobyl è nuovamente segnalata la presenza di popolazioni di grandi mammiferi, alci, orsi, volpi, ma nessuno ovviamente si sognerebbe di dire che l'ambiente intorno a Chernobyl non sia più inquinato, va bene? E partendo proprio da quest'ultima considerazione e anche dall'evidenza però che le pandemie virali, anche una volta che sarà passato il Covid, continueranno a rappresentare una delle sfide chiave dell'umanità, con interazioni sempre più evidenti tra fattori socio-economici, ambientali ed ecologici, a fine aprile siamo andati a prendere i dati sulla diffusione del Covid nelle diverse regioni, nelle diverse province italiane, dati che abbiamo ottenuto dal Dipartimento di Protezione Civile ed aggiornati al 27 aprile del 2020, ed abbiamo preso anche quelli sulla qualità dell'aria disponibili presso l'Agenzia Ambientale Europea, trovando una forte correlazione tra la diffusione e la morbidità del Covid nelle diverse regioni italiane
con i livelli di qualità dell'aria, ma non quelli però che si riferivano al periodo della pandemia, ma quelli degli ultimi 10 anni, cioè in quelle regioni in cui i livelli, ad esempio, degli ossidi di azoto, di ozono, dei PM2,5 sono stati mediamente più alti o presenti più a lungo come numero, ad esempio, di giorni di superamento dei limiti, bene, in queste regioni si sono avuti i maggiori casi e con i più alti tassi di mortalità. I pazienti già predisposti per altre patologie sono risultati più sensibili all'infezione virale, evidenziando quindi un aspetto estremamente importante, che è quello che la salute dell'ambiente e la salute dell'uomo non possono più essere considerate come due cose distanti, ma anche, come dire, però, che l'inquinamento ambientale debba essere valutato e debba essere considerato in una prospettiva di lungo termine, di effetti cronici, e che l'adozione di misure di mitigazione durante una crisi non avrebbe senso, cioè nel caso specifico, ad esempio, sarebbe totalmente inutile sperare che chiudere il traffico durante una pandemia possa ridurre la suscettibilità dei pazienti che sono stati esposti per anni alla cattiva qualità dell'aria. E questo ci porta ad una serie di considerazioni molto generali ed importanti per l'ecotossicologia, perché in un mondo che cambia, ad esempio per quello che sono gli effetti dei cambiamenti globali o dei contaminanti emergenti, è assolutamente evidente che gli organismi sono esposti a stress multipli, che possono sia avere effetti diretti, e in questo caso sono quelli che siamo più abituati e che sono più facili da evidenziare, ma possono esistere anche delle interazioni tra i diversi fattori di stress, rendendo un organismo indirettamente più sensibile, e con conseguenze che sono però più difficili da prevedere. Ci sono già molti dati che hanno dimostrato come gli scenari futuri di acidificazione e di riscaldamento, ad esempio, possono non solo modificare la biodisponibilità dei contaminanti, ma anche i loro effetti di tossicità, andando in un qualche modo a modificare molte delle nostre convinzioni o dei nostri saperi e dati acquisiti. Penso ad alcuni biomarker specifici, che possono risultare non più così specifici come pensavamo, ma anche ai valori, ad esempio, di EC50 o LC50, che sono stati stimati per molte sostanze, ma in condizioni, come dire, non più realistiche. Ovviamente la sfida diventa ancora più complessa nei confronti dei cosiddetti contaminanti emergenti. Io farò qui soltanto un breve cenno a farmaci e microplastiche, perché saranno discussi nelle prossime presentazioni. Sui farmaci abbiamo recentemente pubblicato uno studio che dimostra quanto siano diffusi, ad esempio, nei tessuti dei mitili. Ne abbiamo trovati di molte classi terapeutiche, antinfiammatori, antidepressivi, regolatori lipidici, eccetera, con una diffusione ubiquitaria, va bene, per alcuni, come ad esempio la carbamazepina, abbiamo ritrovato una frequenza di presenza nei mitili in oltre il 90% dei campioni analizzati. Ne abbiamo analizzati veramente delle centinaia. Ma di questi farmaci, di cui ancora sappiamo poco in termini di effetti e rischi tossicologici, abbiamo già visto uno studio che sta uscendo in questo periodo, che gli effetti, ad esempio, della carbamazepina sono ulteriormente modificati in uno scenario di acidificazione delle acque. Ma anche le microplastiche, pur non avendo effetti tossici acuti, possono modulare quelli indotti da altri inquinanti. Abbiamo visto, per esempio, durante un progetto europeo FMARE, come possono variare gli effetti di tossicità di inquinanti come il clorpirifos, il FOS. Sì, ascolta, mi raccomando, mettete i giacconi. I antagonisti sono stati evidenziati. E portate dietro il telefono. Ad esempio, delle nanoparticelle. E allora è chiaro, come dire, da queste considerazioni, che l'ecotossicologia non serve più solo negli ambienti chiaramente stressati, ma anche in quelli dove in realtà gli organismi possono essere il microfono, per favore, multipli,
non acuti, ma in grado di dare una pressione cronica che potrebbe predisporre questi stessi organismi ad una maggior sensibilità. Oggi abbiamo nuovi modelli biologici, abbiamo disponibilità di kit, abbiamo nuove capacità analitiche e di elaborazione di ampi dataset di dati, ma dobbiamo però ancora migliorare le nostre capacità di previsione. La limitata capacità in qualche modo di capire le interazioni tra fattori di stress è anche uno degli elementi di criticità per gli oceani e i mari, identificata da una delle mission di Horizon Europe, in particolare la mission sugli healthy ocean, sugli oceani e i mari in salute. E con una missione specifica, la missione Stella di Mare, sono stati identificati sostanzialmente 5 grandi obiettivi e 17 target operativi da raggiungere entro il 2030 e che comprendono anche una maggior conoscenza degli effetti proprio per una riduzione consapevole di inquinanti emergenti, tra cui per l'appunto le microplastiche e i farmaci. E dunque, in conclusione, l'ecotossicologia ovviamente ha un ruolo importante e deve andare nella direzione di cercare di capire quelli che sono i meccanismi di azione, le interazioni tra i vari fattori di stress, muovendosi però dalla sola valutazione dello stato di salute degli organismi nel momento in cui viene fatta l'indagine ad una valutazione più prospettica nel lungo termine, cioè di come in realtà una pressione di adesso, anche se non in grado di modulare adesso lo stato di salute degli organismi, può renderli più sensibili in futuro nei confronti appunto di quelli che sono le previsioni dei prossimi scenari. E con questo vi ringrazio ed auguro il meglio per il proseguimento della sessione. A presto. Bene. Direttamente ringraziamo Francesco Regoli che ci raggiungerà più tardi a conclusione di questa prima sessione, per poter casomai rispondere a alcune domande, se no gliele riporteremo e avrete la risposta quanto prima da lui direttamente. Ora io ridarei di nuovo la parola a Raffaella, alla dottoressa Cardente, Raffaella Cardente, per appunto questa panoramica su Covid e ambiente e riflessioni in merito. Questa mia introduzione vuole essere una panoramica di quello che sta accadendo a livello nazionale e mondiale intorno alla pandemia, soprattutto rispetto all'ambiente, che poi è l'ambito in cui noi ci muoviamo. Ho individuato 3 campi specifici di interesse: le interazioni tra pandemia e condizioni ambientali, la ricerca di metodi diretti o indiretti per ottenere informazioni preliminari sulla diffusione pandemica e sui focolai, e gli effetti secondari sull'ambiente dovuti alla pandemia e al lockdown. Delle interazioni tra la pandemia da coronavirus e le condizioni ambientali si è iniziato a parlare da subito. In Italia è partito il progetto Pulvirus, che nasce dalla collaborazione tra Isprambiente, Enea, ISS e Simpa. Questo progetto vuole approfondire i legami tra inquinamento atmosferico e diffusione della pandemia, indagare le interazioni chimico-fisiche e biologiche fra polveri sottili e virus e ovviamente gli effetti del lockdown sull'inquinamento atmosferico. Questo progetto, presentato il 29 aprile 2020, avrebbe dovuto avere la durata di un anno e nella citazione testuale del comunicato è scritto che dovrà dare come risultato un sistema di rilevazione precoce da attivare possibilmente prima della prossima stagione autunnale, che è adesso. E inoltre promette che tutti i dati verranno pubblicati e resi disponibili al pubblico e alla comunità scientifica su un apposito sito web, di cui francamente non ho trovato traccia, come non ho trovato traccia
progressi del progetto. Mi auguro semplicemente che nella sperimentazione sui modelli biologici sia inclusa anche un'indagine ecotossicologica a supporto dell'elaborazione conclusiva, almeno per poter escludere che il PM10 possa essere un carrier per il virus. E se comunque venisse confermato un ruolo dell'inquinamento atmosferico, ancora mi auguro che si proceda con azioni pianificate e non legate ai momenti di picco. Comunque su questo argomento sentirete di seguito a me la presentazione ben più autorevole di Francesco Regoli, che è basata sul lavoro di cui qui sotto trovate il link. A me non resta che darvi qualche indicazione sui mezzi di indagine utilizzabili per questo tipo di analisi un po' diverse dalle solite a cui siamo abituati. Partiamo dalle membrane semipermeabili. Sono dei bioaccumulatori di contaminanti lipofili e possono essere utilizzati sia in campioni acquosi che sedimenti che campioni atmosferici. Non interferiscono con acqua marina, quindi con i sali. Imitano sistemi biologici e forniscono la misura degli inquinanti biodisponibili. Il meccanismo di trasporto è passivo e quindi è simile a quello del trasporto chimico attraverso le branchie dei pesci o piuttosto che quello dei polmoni umani. Il metodo di estrazione è fornito dal produttore. Che cosa consistono? Sono dei tubi in polietilene a bassa densità con dei corridoi di trasporto con dei diametri piccolissimi e contengono un film di triolein all'interno. In caso di applicazione con test di tossicità è bene richiedere il rivestimento con trioleina ultrapura. Un altro sistema di campionamento utilizzato è il POCIS, che però invece viene utilizzato soltanto su campioni acquosi e è utilizzato per monitorare contaminanti idrofili, importanti peraltro perché molte anomalie croniche sono state rapportate alla loro presenza nell'acqua. Allora, in Italia sono state utilizzate soprattutto le membrane semipermeabili, sia su campioni d'acqua che di aria che di sedimento. Cito il Dipartimento di Igiene dell'Università di Torino, l'Ecobaio con l'Elirsa di Brugherio. Parlando di kit che possono essere di aiuto con campioni che hanno dei requisiti diversi dai soliti campioni ambientali tal quale a cui noi siamo abituati a riferirci, vale la pena di citare i kit delle BPI, Environmental Biodetection Products, canadese, azienda canadese. Questi test sono molto semplici da eseguire e soprattutto abbastanza semplici da leggere e sono proprio stati fatti in funzione di semplificare il più possibile il lavoro dell'operatore, però non dimenticando la necessità di essere rispettosi delle normative di riferimento. I più largamente utilizzati in Italia sono il mutacromoplate, praticamente il test di Ames in scatoletta, e l'SOS Chromotest. Entrambi sono disponibili sia con procedura ISO che con procedura OECD. Ma la cosa veramente interessante è che nel 2016 le BPI ha messo sul mercato e presentato anche in Italia in un convegno in ISS una nuova generazione di ceppi batterici che ha chiamato Ames Express Strain. Gli Ames Express Strain praticamente sono stati sviluppati a partire dai normali ceppi di Ames, ma sono stati ingegnerizzati per esprimere anche l'enzima P450 umano o la glutazione S-transferasi del fegato, che permette la bioattivazione di molecole senobiotiche in grado di danneggiare il DNA anche senza il supporto del mix di S9 che normalmente viene utilizzato in questo tipico di test. Questo è un argomento molto complesso e specifico, per cui non vi voglio intrattenere troppo, posso solo dirvi che sono stati applicati negli Stati Uniti e in Canada proprio su pulviscolo atmosferico e se avete bisogno di dettagli maggiori ancora vi chiedo di far riferimento alla biblioteca del sito di Ecotox e anche al sito del produttore che è sempre disponibile a customizzare i suoi kit per applicazioni specifiche.
Un altro campo di interesse lo avevo rilevato nella ricerca di metodi in grado di fornire informazioni sulla presenza del virus in via preliminare. Si sa che dal novembre-dicembre 2019 già negli scarichi civili di alcune città erano state trovate tracce del DNA di Covid. Alcuni campioni sono stati inviati a ISS e ISS riconosce che la presenza di RNA può essere utilizzato come indicatore precoce di focolaio o di riprese pandemiche. È chiaro che alcune aziende che già operavano nel settore degli early warning system per l'identificazione e la presenza di patogeni si sono lanciati in studi preliminari per adattare le loro strumentazioni o i loro sistemi in modo che siano in grado di determinare la presenza del virus in tempi il più veloci possibile. Noi prenderemo in considerazione due di queste aziende perché noi le conosciamo da lungo tempo e perché hanno fornito dettagli abbastanza convincenti. Una è la Qualabo Microland dell'Olanda e l'altra è la Deep Verge, appena costituita ma ex Integumen, UK, United States. Il sistema Aqualabo Microland utilizza come piattaforma Bug Control, che è un analizzatore già esistente e funzionante, che utilizza come indicatore l'attività enzimatica che indica l'inquinamento fecale del campione. Nell'applicazione specifica questo sistema viene utilizzato come allerta, innescando così delle risposte protettive, una di queste, forse la più importante, i test immediati per la presenza del coronavirus che utilizzando il metodo PCR. I picchi praticamente che vedete nella zona rossa sono l'aumento di contaminazione fecale, in questo caso espressa come E. coli equivalente. Nel progetto che è adesso in corso viene applicata sul campione in questa situazione al comparire del picco l'analisi di una stazione PCR mobile. In questo caso si ha un sistema modulare che combina un rilevamento online a basso costo e un metodo di identificazione selettivo che è la PCR ad alto costo soltanto quando serve. Il tempo di rilevazione è da un'ora e mezza a due ore per il picco di contaminazione con Bug Control, a cui va aggiunta poi l'analisi PCR. La seconda azienda che prenderemo in considerazione è la Deep Verge e il prodotto è il Microtox PD. Deep Verge, che ex Integumen, è una realtà di tipo cooperativo e al suo interno include partner prestigiosi con competenze veramente molto diversificate. La piattaforma preesistente è basata su microfluidica, fotonica e intelligenza artificiale e ad oggi viene utilizzato per il riconoscimento in tempo reale di patogeni nei fluidi. Il progetto di sperimentazione da cui è partito Microtox PD è Road Test, che si è concluso nel 2019, è stato cofinanziato da EPA Irlanda e è riuscito a rilevare la contaminazione da Escherichia coli con una precisione del 99,3% in 3,37 secondi. Microtox Optofluidic utilizza il rilevamento fotonico in un ambiente nanochip con agenti leganti molto specifici per catturare e legare la proteina spike di SARS-CoV-2 e l'intelligenza artificiale viene addestrata per identificare il legame a livelli minuscoli. La specificità del coronavirus rispetto a quello della SARS sembra essere proprio localizzata nella proteina spike, che qua vedete in rosa in questa bellissima foto che ho rubato all'Università di San Raffaele. Qui potete vedere uno schema modulare del monitor per Covid e la rilevazione ottica come viene effettuata. L'identificazione comunque del patogeno è effettuata tramite intelligenza artificiale e viene utilizzata insieme a avanzate tecnologie di machine learning. I progetti di verifica in atto sono molti e come vedete con partner di alta qualità. Come viene eseguita la sperimentazione? Viene eseguita in confronto a test PCR, test antigenici e un test respirometrico proprietario della stessa Deep Verge.
I dati ottenuti dal campione di scarico e dai tre test di confronto poi saranno quelli che insegneranno all'intelligenza artificiale come riconoscere immediatamente la proteina spike. Terzo punto importante sono gli effetti secondari sull'ambiente dovuti alla pandemia. È evidente che il virus avrebbe fatto pagare all'ambiente un costo non indifferente. Comunque su questa parte io rimando direttamente alla sessione 3 di mercoledì. Evidenzio soltanto due poster della nostra sessione, Galdiero e Renzi, che sono specificatamente dedicati a questo argomento. Altro aspetto critico sono state le disinfezioni del territorio. La disinfezione selvaggia ha allertato persino l'Istituto Superiore di Sanità, che è uscita con un rapporto, il numero 7/2020, con raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali. Ciò nonostante avessero dato raccomandazioni molto chiare nel documento, e gli amministratori locali hanno ceduto alle richieste dei cittadini, tutti terrorizzati e condizionati da media e social, e quindi le disinfezioni periodiche in molti territori sono andate avanti per lungo tempo, seguendo un po' la logica del magari non serve, va meglio troppo che niente. D'altra parte, disinfettanti di ogni genere e classe saranno trovati anche nei residui secchi di abitazioni e aziende. Le aziende si sa che sono tenute a disinfezioni giornaliere o addirittura ad ogni cambio di turno, e tutte eseguite con materiali monouso, che poi finiscono nei sacchi della raccolta indifferenziata, parzialmente si spera usata nei termovalorizzatori e parzialmente lasciati sicuramente in discarica. Allora, noi controlli ecotossicologici già codificati per questo tipo di situazioni ne abbiamo. I mezzi magari non sono perfetti, ma sono a nostra disposizione. Quello che mi auguro è che i legislatori si facciano carico di fornire riferimenti specifici per salvaguardare l'ambiente da questo tipo di inquinanti, che comunque dovranno essere utilizzati ancora per lungo tempo, purtroppo, e soprattutto non lascino gli operatori ad operare semplicemente secondo coscienza. Ringrazio tutti per l'attenzione e vi saluto. Grazie Lella, grazie Raffaella. Chiederei proprio a Raffaella di collegarsi un attimo, non la riesco a vedere, quindi di aprire anche il microfono. Perché il microfono l'ho aperto, adesso apro anche. Ok, perfetto. Eccomi perché qua. Eccoti, ben ritrovata. Vorrei farti una domanda solo per spezzare il ritmo tra le due relazioni introduttive, Francesco non è con noi, se no avrei chiesto qualcosa anche a lui, e invece le sessioni successive dei poster. Volevo chiederti, in entrambe le presentazioni, sia nella tua che in quella di Regoli, abbiamo sentito che ci sono delle correlazioni, ovviamente, l'ambiente e il Covid, ma soprattutto che la cronicizzazione di situazioni ambientali compromettente aumenta il rischio, favorisce la diffusione del virus. Allora, possiamo ritenere, questa è una domanda molto generale e ti chiederei di essere sintetica, casomai ci riprendiamo alla fine della nostra sessione se ci avanza tempo, possiamo ritenere che delle indagini ecotossicologiche su matrici ambientali, quindi acque, aria e altri campioni, oppure su prelievi non letali, su prelievi di animali vegetali, quindi utilizzando altri marcatori, possano dare, come dire, un quadro predittivo che potrebbe essere affiancato ai sistemi in continuo che rilevano le tracce di RNA di Covid che hai illustrato, e ancora entrambi essere affiancate agli indici indicatori di base sanitaria, cioè quindi tutto quello che poi determina il colore delle varie aree in Italia in questo momento. Perché dico questo? Perché magari non avremmo una decisione ex post, ma potremmo immaginare, e questo potrebbe essere pericoloso, ovviamente compromettente, un rischio, e quindi prendere i provvedimenti un po' prima che la pandemia si sviluppi o i focolai ripartano. Posso risponderti velocemente dicendo che la finalità di questo è proprio quella di riuscire a essere predittivi e non rincorrere la situazione. Infatti io l'ho proprio scritto perché trovo che sia una cosa importante. Se noi riuscissimo ad avere un lavoro pianificato che ci possa dire va bene a che punto quella zona può essere pericolosa,
ma prima che vengano i picchi di pandemia, ed è quello in fondo che aveva promesso anche il lavoro di Enea, ISS e Ambiente. Speriamo che vengano fuori dei dati da cui si possa cavare questo algoritmo, perché sarebbe fondamentale effettivamente. Comunque poi semmai l'argomento lo possiamo trattare in modo più dettagliato. Adesso non volevo interrompere perché i tempi sono abbastanza risicati, quindi apri il microfono, Marco. Chiedo scusa, io lo chiudo, altri stavo dicendo, sì, era giusto lo spunto per fare questa differenza che conosciamo tutti quelli che sono presenti. Chiudete i microfoni, sia, perché si sentono le vostre chiacchiere e oltre che disturbare sono, come dire, personali, private, personali compromettenti, non vogliamo sentire cose che non dovremmo sentire, grazie. E quindi passo a questo punto la parola alla prima presentazione, quella della dottoressa Galdiero sul suo il poster che appunto considera aspetti ambientali, ecologici e pubblici che riguardano la salute pubblica e il coronavirus. Prego, dottoressa. Mi piace, ma lei lavora e ascolto. Ti dà fastidio? Ma chi è questo che ha i cosi aperti? Signori, per favore, chiudete i microfoni. Dottor Zagonari ha il microfono aperto. Rinvito la dottoressa Galdiero a illustrarci e chiedo di mantenere i tempi. Abbiamo dato 5 minuti. Sento? Per dare la possibilità. Eccoci, no, Zagonari, no, chiedo scusa. Dottor Zagonari, ecco, non tenga il microfono aperto, grazie. Cerco la dottoressa Galdiero, se no passeremo la parola alla dottoressa Renzi. Bene, non si presenta la chiamata, quindi a questo punto dopo la recuperiamo successivamente, do la parola alla dottoressa Renzi, Monia Renzi. Buongiorno. Buongiorno, che ci parlerà di uno studio pilota per la valutazione degli impatti delle protezioni personali anti-Covid. Grazie. Dovrei aver condiviso il video, non so se riuscite a vederlo. Sì, lo vediamo, Monia. Perfetto, buongiorno a tutti. Questo studio che vi presento nasce a marzo da un'attività di collaborazione tra centri di eccellenza presenti sul territorio e università e da una sinergia che era stata finalizzata a creare un gruppo in grado di supportare le imprese nell'immissione sul mercato di dispositivi di protezione individuale, questo in una condizione di piena crisi Covid-19. Ovviamente la disponibilità di una grande eterogeneità di dispositivi di protezione, mascherine e materiali disinfettanti, di strumenti sofisticati e delle competenze che erano state sviluppate dal gruppo per supportare le imprese nella risposta a esigenze di tipo sanitario e di tutela della salute pubblica, ha offerto l'occasione di effettuare parallelamente uno studio sull'impatto ambientale associato all'utilizzo in maniera diffusa di questi DPI e ai potenziali rischi associati alla dispersione in ambiente. Oh, scusate. La storia è ovviamente tristemente nota a tutti, dal novembre 2019, periodo in cui abbiamo avuto le prime segnalazioni, siamo ad una condizione dopo un anno di pandemia ancora diffusa in tutto il mondo con un'emergenza sanitaria di particolare rilievo. Le misure di prevenzione per la diffusione della pandemia che sono state messe in atto e continuano ad essere valide sono l'utilizzo di mascherine di comunità e mascherine chirurgiche e l'utilizzo di prodotti di disinfezione. Lo studio che abbiamo sviluppato è stato realizzato su oltre 100 tipologie diverse di mascherine di comunità e mascherine chirurgiche e su 4 diverse formulazioni di disinfettanti per le mani basati sia su formulazioni
di tipo commerciale che su formule di comunità messe a disposizione dall'Istituto Superiore Sanità nelle sue linee guida per realizzare preparazioni autonome. Sono state testate sia mascherine usa e getta, che quindi a uso singolo, che mascherine lavabili secondo le specifiche di lavaggio fornite dal produttore e utilizzando come sostanza disinfettante il sodio ipoclorito. I test eseguiti sono stati finalizzati a capire la composizione chimica dei materiali utilizzati nelle mascherine commercializzate, che è molto variabile, la presenza e la natura di contaminanti esterni accumulati nelle fibre particolarmente impattanti nelle mascherine di importazione, il quantitativo di microplastiche che vengono rilasciate con i processi di eluizione e lavaggio e che possono essere importanti nelle dispersioni in ambiente e la tossicità associata all'esposizione di organismi di ambienti acquatici, sia dolciacquicoli che marini, a eluati e lutriati ottenuti dalle mascherine commerciali. Sono stati testati anche disinfettanti e l'impatto sulle specie suddette anche per queste sostanze. Le metodologie di analisi hanno previsto saggi ecotossicologici standard, determinazione di impurezze associate sulle mascherine, sui filtri, sugli eluati e via dicendo, mediante tecniche di indagine microftir e mediante microscopia elettronica FESEM. Allora, sarebbe bello allo stato attuale potervi dare dei risultati definitivi e sintetici. In realtà tutto il set sperimentale è stato acquisito e abbiamo osservato delle risposte che ovviamente sono specie specifiche e sono dipendenti dalla tipologia di materiale testato e dalla tipologia di sostanza chimica, quindi risposte molto eterogenee. Per questo il grande sforzo che ancora stiamo cercando di fare è quello di ottenere una stima del rischio ecotossicologico sintetico e lo sforzo maggiore è stato quello di individuare degli approcci di valutazione integrata del rischio che potessero essere in grado di restituire una risposta sulla rilevanza ambientale, sull'impatto ambientale complessivo dell'esposizione, integrando insieme le risposte ottenute dalle singole specie sulle singole matrici testate. In questo caso, quindi, ci siamo orientati su due approcci diversi. In particolare abbiamo optato per utilizzare come modello di calcolo integrato per gli ecosistemi marini il modello sviluppato anche nell'ambito del 173 con il SADIQAL Soft, considerando le batterie di specie testate come testate su elutriato di mare singolo, quindi equiparandole a una batteria di tre specie standard su elutriato, e per gli ecosistemi di acqua dolce ci siamo orientati sui modelli di calcolo proposti dalle linee guida ISPRA per gli ecosistemi dolciacquicoli e attualmente stiamo elaborando e sviluppando gli indici integrati di rischio. Quello che possiamo sintetizzare ad oggi come conclusione dei risultati ottenuti è che i materiali sono estremamente eterogenei, il 51% delle mascherine testate è composta da poliammide, mentre una altra importante percentuale, il 41%, è composta di polipropilene e poliestere, quindi materiali che hanno poi comportamenti diversi. Soltanto il 5% delle mascherine di comunità testate sono costituite da cotone. Il poliuretano è una percentuale limitata dei materiali scelti,
Per valutare l'impatto ambientale abbiamo effettuato anche un'indagine sulle percentuali di distribuzione. In Italia ad oggi il 51-56% dei dispositivi di protezione complessivamente distribuiti alla collettività è rappresentato da mascherine chirurgiche, mentre il 21-41% è rappresentato da mascherine di comunità. I disinfettanti sono la percentuale minimale di dispositivi di protezione individuale che sono stati distribuiti alla popolazione italiana dall'inizio della crisi ad oggi e rappresentano lo 0,09% dei dispositivi complessivamente distribuiti. Questo ci interessa per poter poi calcolare quali sono i carichi teorici degli impatti sull'ambiente derivanti dalla dispersione potenziale di questi materiali o dal contatto di eluati ed estratti di questi materiali in ambiente. Per il momento non abbiamo ancora finito, completato questo calcolo, ma speriamo di potervi fornire a breve uno stato di avanzamento definitivo del lavoro e siamo aperti anche a raccogliere contributi e collaborazioni in questo senso da chiunque insomma abbia interesse a prendere parte a questo tipo di attività che è ancora in fase di sviluppo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Monia, grazie per essere stata relativamente rapida. So che non potrai essere presente e adesso ti devi allontanare per impegni di docenza. E se casomai in finale di sessione o più in là riuscissi a collegarti, magari ti riporteremo eventuali domande. Grazie. Passo la parola a questo punto. Cerco nuovamente la dottoressa Galdiero. Non c'è. Non riesco a contattarla perché è sbagliato il numero di telefono. Ho capito. Allora passiamo alla dottoressa Gambardella che ci presenta sviluppo di contacellule automatico per il test di inibizione della crescita del gallo con Feodactylon tricornutum. A lei la parola, grazie. E la prego di mantenere i 5 minuti, a meno un minuto comparirò io facendo questo segno qui. Uno. Mi sentite? Sì. Io non vedo lo schermo, però vabbè. Voi lo vedete? Sì, lo vediamo. Ecco, ok. Vabbè, io inizio. Deve lanciare, vedete? La presentazione. Sì, ora sì, la vedete? Ok, perfetto, okay, grazie. Ok, scusatemi. Ok, allora buongiorno a tutti. Oggi vi parlerò, sarò brevissima, dello sviluppo di un contacellule automatico che abbiamo messo a punto presso l'Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino del CNR di Genova, inizialmente pensato per il test di inibizione della crescita algale con Feodactylon tricornutum. Abbiamo utilizzato questa specie perché, come sapete, è prevista dall'allegato tecnico al decreto ministeriale per 173 del 2016 come biosaggio per la caratterizzazione ecotossicologica dei materiali di escavo di fondali marini, di cui si parlerà ampiamente nella sessione 4. All'inizio avevo scelto diciamo questa presentazione per la sessione 4, è stata spostata nella sessione 1 probabilmente perché lo sviluppo di questo contacellule di cui ora vi... Dottoressa Gambardella, mi scusi, dovrebbe avvicinarsi al microfono perché la sua voce si è abbassata notevolmente. Portatile, ok. Mi sentite? Alzo la voce. Sì, okay. Sì, ok, grazie. No, dicevo che l'avevamo mandata per la sessione 4, è stata spostata la sessione 1, ma come vedrete lo sviluppo di questa contacellule può essere utile, specialmente in questi periodi emergenziali in cui molti di noi non hanno potuto eseguire il lavoro di ricerca in laboratorio. Come tutti sappiamo, i saggi ecotossicologici e soprattutto il saggio di inibizione della crescita algale prevede un conteggio mediante emocitometro che ha due limiti, la soggettività dell'operatore ed è molto time consuming. Per ovviare a queste problematiche abbiamo sviluppato questo contacellule automatico grazie alle competenze scientifiche del CNR e anche professionali di alcune aziende presenti sul territorio nazionale che si sono occupate di sviluppare l'hardware e il software.
software. In questa slide potete vedere in cosa consiste questo sistema automatico. È in grado di acquisire le immagini, riconoscere le alghe e conteggiarle. In breve, sulla destra potete vedere che si tratta di un prototipo abbastanza ingombrante, per ora una prima versione, in cui è possibile adagiare la piastra multipozzetto 24 well contenente le alghe con la matrice da testare, e sono presenti una telecamera, un obiettivo, e una volta avviato il programma, che è accoppiato a un software, il software è in grado di osservare e di mettere a fuoco tutti i pozzetti della piastra. Il sistema è in grado di muoversi in orizzontale e in verticale, quindi di inquadrare proprio tutti i pozzetti della piastra, e anche in profondità mediante l'asse Z, mettendo a fuoco i vari pozzetti. Una volta avviato il programma, diciamo, l'operatore deve soltanto etichettare tramite un'interfaccia che vedete nel riquadro rosso ogni singolo pozzetto, e quindi inserire proprio il nome, quindi l'etichetta del campione, identificativa del campione. A questo punto può avere inizio l'acquisizione delle immagini mediante un software di riconoscimento che utilizza uno stack di immagini, per cui viene calcolato un indice di messa a fuoco per ogni immagine. Mediante un algoritmo di conteggio e una rete neurale convolutiva si ottiene un conteggio totale che viene trasformato in concentrazione. Quindi, brevemente, otteniamo il numero di cellule per ml presenti in ogni pozzetto. Ovviamente questo software è adattabile anche ad altre specie di microalghe, perché è basato su metodi di apprendimento automatico. In questa slide potete vedere le immagini che il software acquisisce. In alto avete delle immagini relative alle cellule algali di Phytoplankton tricornutum presente nel medium di crescita, quindi senza tossico di riferimento, in cui abbiamo eseguito delle prove a diverse concentrazioni di cellule per ml per poter calibrare lo strumento. Invece nel riquadro più in basso potete vedere proprio l'applicazione pratica di alghe esposte, microalghe esposte e lutriati di sedimenti marini. In particolar modo nel riquadro in basso delle immagini sono evidenziate in giallo il numero di cellule che vengono calcolate dal software, e in bianco il conteggio manuale che viene eseguito dall'operatore attraverso camera di Burker in questo caso. Potete notare come l'ordine di grandezza sia essenzialmente lo stesso, mentre ovviamente il coefficiente cambia, cioè attribuibile al fatto che il conteggio manuale è soggettivo. Quindi, in breve, spero di essere stata molto sintetica, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo sistema? Innanzitutto, un sistema automatico veloce, è possibile acquisire tutte le diverse immagini per ogni pozzetto in circa 20 minuti in una piastra completa, quindi da 24 well, e vi è anche la possibilità di posticipare l'elaborazione di immagini, quindi molto spesso noi ci troviamo, soprattutto chi si occupa di questo, migliaia di campioni o comunque un sacco di piastre da analizzare. In questo modo abbiamo la possibilità di acquisire le immagini e poi di ottenere, diciamo, la concentrazione finale, quindi l'output che ci serve nel tempo. È un metodo oggettivo e vi è anche la possibilità di salvare le immagini. Per contro, la versione, come vi ho detto prima e avete visto dalle immagini, in questo momento è abbastanza ingombrante, ma ci proponiamo appunto di fare un upgrade e quindi avere una versione beta più compatta. E di contro, a causa dell'emergenza Covid, ad oggi abbiamo testato soltanto pochi elutriati di sedimenti marini. In futuro aumenteremo sicuramente la fase di testing, quindi provando questo strumento su un numero maggiore di campioni ambientali. Per contro, se il campione ambientale è troppo concentrato, occorre diluirlo, e questo provoca diciamo per il momento un po' di perdita di tempo, ma stiamo cercando di lavorare anche a questo. Vi ringrazio dell'ascolto e della possibilità di presentare il poster. Grazie dottoressa, la ringrazio per la chiarezza e di essere stata fatta perfettamente nei tempi. Vi chiedo per cortesia di chiudere tutti quanti il microfono, non è difficile, in basso a sinistra, e anche di chiudere il video se non siete tra i moderatori o tra i relatori. Grazie.
A questo punto passo la parola al dottor Perin, Fabrizio, che ci presenterà un poster in cui illustra delle novità sul saggio di embriotossicità con danno orario. Prego, dottor Perin. Buongiorno a tutti, mi sentite? Pronto, mi sentite? Sì, vado avanti, okay. Dottore. Sì, sentiamo. Grazie. Vado avanti, perfetto, la condividi schermo. Eccoci qua. Presentazione. Allora, intanto vi ringrazio dell'invito per poter presentare questo breve lavoro che intanto abbiamo cominciato a fare nel nostro laboratorio. Ci stiamo occupando, oltre che di acqua marina, che in realtà è la cosa che ci piace di più, anche spesso di acqua dolce e nello specifico utilizziamo quindi una delle prove previste dalla normativa utilizzando le uova di Danio Rerio, lo zebra fish. Usando il metodo previsto dall'OECD, l'OECD 236, che appunto indica l'utilizzo delle uova come metodo per valutare l'ecotossicità dei campioni ambientali. Ci siamo accorti che questo metodo ha, diciamo, alcuni limiti. Uno di questi è che il tossico di riferimento che viene indicato nella norma come un tossico da utilizzare periodicamente è la 3,4 di cloroanilina. Oltre che essere un prodotto tossico anche per gli operatori, quindi questa cosa non ci piace tanto maneggiarla, ci siamo anche accorti che in effetti è molto tossica anche per le uova, quindi da una serie di prove che abbiamo fatto e anche parlando con colleghi che fanno la stessa cosa, sappiamo che tendenzialmente la percentuale di effetto che otteniamo sulle uova con questo tossico è molto spesso molto vicino al 100%, quindi abbiamo di fatto una carta di controllo molto schiacciata verso l'alto. Ci siamo quindi chiesti quanto questo tossico fosse effettivamente in grado di descrivere una variabilità della sensibilità delle uova e quindi abbiamo detto proviamo a vedere se ne esistono di altri magari con caratteristiche migliori. Siamo andati quindi a vedere in letteratura, abbiamo scelto due prodotti, lo zinco solfato e il rame solfato, che sono di solito tossici utilizzati in ecotossicologia e innocui per l'uomo, e siamo andati a cercare di vedere quali potevano essere gli intervalli di concentrazione adeguati per realizzare una carta di controllo con questi prodotti. Per fare i vari test abbiamo usato anche uova provenienti da diversi lotti, abbiamo un lotto di pesci proveniente dall'Università di Padova, un altro lotto proveniente dall'Università di Trento e un altro lotto che sono degli adulti che sono cresciuti qua nel nostro allevamento. Le prove ci hanno permesso di individuare che due concentrazioni a cui abbiamo un effetto grosso modo intorno al 50%. Per lo zinco il valore è pari a 175 mg al litro, mentre per il rame, che sappiamo essere in genere più tossico, abbiamo un valore molto più basso, 0,075 mg al litro. Abbiamo quindi poi fatto una serie di prove in contemporanea con la dicloroanilina e ad esempio con lo zinco solfato. E come vedete nel grafico che abbiamo riportato qui sotto, il dato della dicloroanilina è molto schiacciato verso l'alto, mentre il grafico, il dato dello zinco, ha una variabilità relativamente casuale nel tempo. A evidenza che comunque lo zinco è in grado forse di distinguere meglio quella che può essere la variabilità tra lotto e lotto di uova. Nel secondo grafico abbiamo fatto anche un confronto tra i primi dati ottenuti con lo zinco e i primi dati ottenuti con il rame solfato, sempre mettendo le percentuali di effetto, vediamo che anche il rame solfato presenta una variabilità e un andamento abbastanza casuale, quindi anche il rame solfato sembra essere un buon tossico di riferimento per descrivere meglio le eventuali variazioni di sensibilità dei lotti delle uova. Abbiamo quindi realizzato una serie molto lunga di prove, contestualmente poi anche ad analisi di campioni che abbiamo fatto, per cui abbiamo, nel caso dello zinco solfato, abbiamo realizzato in poco più di un anno 77 prove e abbiamo realizzato quindi una carta di controllo ben popolata che ci dimostra ancora una volta come grosso modo il valore medio della percentuale di effetto sia vicino al 50, qua abbiamo ottenuto un 46,5. Con una deviazione standard pari al 15,8, quindi anche questo ci è sembrato un dato abbastanza ragionevole. È stato quindi possibile realizzare una carta di controllo abbastanza significativa che ci mostra anche come il dato della sensibilità dei lotti delle uova, ricordo sono lotti
di uova provenienti poi da popolazioni diverse, quindi non sono legate a una unica popolazione, e vediamo come si distribuiscono anche in maniera abbastanza casuale sopra e sotto il valore medio. Quindi riteniamo che lo zinco solfato possa essere effettivamente un'alternativa alla dicloroanilina, in grado però di mostrarci meglio eventuali andamenti della sensibilità dei lotti delle uova, sia verso un peggioramento o un miglioramento della sensibilità delle uova. La stessa cosa la stiamo adesso realizzando anche con il rame solfato, lo stesso carta di controllo la stiamo anche realizzando con rame solfato, e un altro obiettivo che ci siamo posti è anche quello di vedere se è possibile correlare la variazione della sensibilità delle uova con magari parametri dell'acquario, ad esempio la temperatura, eventuali variazioni di pH o di conducibilità o eventuali altri indicatori che possiamo rilevare all'interno dell'acqua dell'acquario. E questo però, diciamo, sarà in un secondo momento. Quindi ringrazio a tutti per l'attenzione, spero di essere stato sufficientemente sintetico ma chiaro, e buona continuazione a tutti. Grazie mille Fabrizio. Dottor Perin, molto chiaro e anche molto interessante, perché la metodologico è una cosa che proprio ci caratterizza tutti noi, se no non faremo parte di questo gruppo. Grazie per aver condiviso questa esperienza. Passo la parola e chiedo l'intervento del primo dei due poster dedicati al premio Matranga, quindi la dottoressa Bellingeri, c'è? Sì. Eccola, perfetto. A lei la parola, mi raccomando, resti nei 5 minuti che siamo già un poco in ritardo, ma ce la potremo fare. Grazie. Allora. Ho un problema di condivisione dello schermo. Posso aiutarla? Sì, forse. Ok, deve aprire già la presentazione sotto, senza lanciarla, di PowerPoint. Ok. Poi torna su Zoom, scende in basso. Mm-hmm. E sì, c'è sì, condivisione schermo verde. Ah, e vado sul desktop. Sì, ok, perfetto. A questo punto lei deve scegliere esatto, la lanci e è in linea. La vedo. Okay. Perfetto. La vedete? Guardi, disattivi la telecamera, che così arriva meglio la voce, tanto non è. Ecco. Sì, chiedo scusa, solo una precisazione. La dottoressa Bellingeri ha il doppio del tempo, ha 10 minuti per la presentazione. Grazie. Ok. Stop video. Stiamo vedendo. Ok, perfetto. Bene. Va bene. Allora, buonasera a tutti. Io vi presento questo studio in cui abbiamo usato l'ecotossicologia come strumento per un design sicuro a livello ambientale per delle nanoparticelle per la rimozione di mercurio dalle acque. Allora, appunto, nell'ambito delle tecnologie per la remediation delle acque, sappiamo che le nanotecnologie ci possono fornire uno strumento estremamente efficace, quindi potenzialmente molto molto efficiente, principalmente grazie alla loro caratteristica chiave, che è quella di avere un elevatissimo rapporto superficie-volume, il che li rende quindi degli ottimi materiali assorbenti. Molto spesso però ovviamente esistono delle problematiche tossicologiche legate all'utilizzo dei nanomateriali, di conseguenza entra in campo l'ecotossicologia, che è uno strumento che appunto ci permette non solo di vedere se questo nostro materiale è un materiale efficiente dal punto di vista della rimozione degli inquinanti dalle acque, ma in primo luogo ci permette di vedere se il materiale stesso è sicuro per essere appunto utilizzato in un qualsiasi sistema acquatico. E in questo studio io ho testato la sicurezza ambientale di queste nanoparticelle di argento funzionalizzate con citrato e L-cisteina sulla loro superficie, che sono state sintetizzate da un gruppo di nanoscienze dell'Università di Roma 3 in collaborazione con l'Università di Tor Vergata,
per essere sensori e materiali assorbenti per il mercurio all'interno delle acque. Quello che abbiamo fatto noi è stato quello di andare a valutare la loro, il loro impatto su due specie di microalghe in due diversi scenari ambientali, quindi in uno scenario di acqua dolce e in uno scenario di acqua marina. Lo scenario di acqua dolce ho utilizzato la microalga Rafidocelis subcapitata, mentre nello scenario di acqua marina ho utilizzato la microalga Phaedactylum tricornutum. Allora, nel processo di valutazione della tossicità delle particelle, chiaramente c'è stato tutto un primo step di caratterizzazione delle particelle, che è stato fatto in DLS per vedere il comportamento, quindi il diametro idrodinamico medio delle particelle e la loro carica superficiale, nei media in cui è stato svolto il test di tossicità. Le particelle sono state poi osservate al microscopio elettronico a trasmissione proprio per vedere qual era il loro aspetto, quindi la loro forma e anche la loro distribuzione dimensionale. Ed è stata poi fatta l'analisi del rilascio degli ioni argento tramite spettrometria di massa, proprio perché sappiamo che la tossicità delle nanoparticelle di argento è molto spesso legata al rilascio degli ioni, quindi questo è un parametro estremamente importante da valutare. E questo è stato valutato nei media in cui è stato condotto il test di tossicità, sia al tempo zero che dopo le 72 ore di incubazione, che sono appunto il test, la durata del test. E l'analisi dell'agente è stata fatta nelle soluzioni che sono state filtrate con dei filtri a 3 kDa. La valutazione ecotossicologica poi appunto è stata svolta tramite due test standardizzati di inibizione della crescita algale di 72 ore, con la microalga di acqua dolce Rafidocelis subcapitata e la microalga di acqua marina Phaedactylum tricornutum. Allora, dai risultati della caratterizzazione abbiamo visto che le particelle hanno una si distribuiscono, diciamo, nella nanodimensione, e andando a formare però dei picchi anche a dimensioni più elevate, quindi degli aggregati di dimensioni leggermente più elevate, però hanno comunque una carica superficiale negativa, questo in acqua ultrapura. Mentre nei media utilizzati nei test di tossicità vediamo come la dimensione degli aggregati aumenti leggermente, e questo va di pari passo con l'aumento della concentrazione dei sali nel mezzo, quindi della forza ionica del mezzo. Quindi vediamo che nel mezzo di acqua dolce il diametro idrodinamico medio delle particelle è circa 136 nanometri, e quindi la carica superficiale anche di conseguenza è leggermente aumentata, mentre nel medium di acqua marina, fatta con acqua marina naturale filtrata, in cui poi sono stati aggiunti sali per ottenere l'F mezzi, gli aggregati hanno una dimensione ancora maggiore, e infatti questo è testimoniato dalla carica superficiale che è praticamente pari a zero, quindi il nostro sistema non è particolarmente stabile. La distribuzione eterogenea in termini di dimensioni delle particelle è stata confermata dalle immagini TEM, in cui vediamo che sono presenti delle particelle sia singole o che formano degli aggregati molto molto piccoli, e sia sono presenti poi degli aggregati di medie e di grandi dimensioni, quindi il nostro sistema è ampiamente eterogeneo. Mentre dai risultati dell'analisi del rilascio degli ioni argento abbiamo visto come queste particelle siano praticamente non rilascino quasi per niente argento nel tempo, quindi né al tempo zero né dopo le 72 ore di incubazione, o comunque il rilascio sia quasi trascurabile, quindi passiamo da circa 0,2 microgrammi litro di argento al tempo zero a circa 0,4 microgrammi litro di argento dopo 72 ore di incubazione in entrambi i mezzi testati. E questo ci fa ben sperare, diciamo, sulla tossicità delle particelle, e infatti questo dato, diciamo, è confermato dai risultati ottenuti dai test di inibizione della crescita algale, in cui non abbiamo visto un effetto a nessuna delle concentrazioni testate, fino alla più alta concentrazione, che sono 500 microgrammi litro, su nessuna delle due microalghe. E questo, diciamo, è particolarmente rilevante, soprattutto per quanto riguarda la Rafidocelis subcapitata, perché sappiamo che nei mezzi ad elevata forza ionica, quindi invece nel caso del Phaedactylum tricornutum, fanno da tampone gli ioni cloro, quindi nei mezzi ad elevata forza ionica gli ioni cloro vanno a complessare gli ioni argento, rendendo l'argento meno biodisponibile. Questo invece non avviene nel mezzo di acqua dolce, in cui però comunque non abbiamo osservato tossicità, e quindi questo è, come dire, un dato particolarmente incoraggiante.
Quindi, diciamo, i nostri dati ci hanno permesso di osservare che queste particelle hanno sì una dimensione nanometrica, però soprattutto non rilasciano ioni argento in soluzione o comunque li rilasciano a concentrazioni trascurabili, il che è probabilmente dovuto al loro particolare coating che è fatto da citrato, ma in particolar modo da L-cisteina, che è una molecola che ha un elevato tenore di gruppi tiolici che sono in grado di legare gli ioni metallici. E quindi questo probabilmente le rende, come dire, ha un duplice ruolo, quindi le rende delle particelle molto efficienti nel legare il mercurio nelle acque, ma allo stesso modo riesce a mantenere all'interno del core della particella gli ioni argento, e impedendo di fatto la dissoluzione e quindi anche la tossicità delle particelle. Quindi per concludere possiamo dire che le nostre nanoparticelle hanno, diciamo, superato questo primo step di valutazione della loro eco-safety e quindi ci permettono di procedere allo step successivo, che è quello di andare a valutare se effettivamente siano in grado di ridurre la tossicità di una soluzione contaminata da mercurio. E quindi è una cosa che stiamo facendo in questo momento. E in più ci permettono anche di, ci confermano come l'ecotossicologia, no scusate, come il design, come andare a come dire, agire sul design della particella a priori ci possa aiutare appunto nel creare uno strumento che sia non solo efficiente ma anche sicuro quando viene effettivamente utilizzato in un reale sistema. Ti ringrazio. Grazie. Allora io approfitto perché abbiamo 2 minuti per porle 2 domande, se riesce anche a rispondere in maniera veramente sintetica, cioè aiuta a gestire i tempi. Le domande sono le seguenti. La prima chiede, è possibile che ci sia un effetto ormetico su rapidocelli e subcapitata, essendo sono entrambe alghe bentoniche? Quindi è possibile che ci sia l'effetto ormetico, prima domanda, e poi appunto sono entrambe alghe bentoniche? Non sono entrambe alghe bentoniche, ossia il Fedactium tricornutum è un'alga bentonica, mentre la rapidocelli subcapitata no. Assolutamente no, infatti. E per effetto ormetico che cosa si intende di preciso? Una iperstimolazione. Una iperstimolazione? Sì, alla crescita. Questo me lo chiedono per i dati che hanno visto in cui la crescita è leggermente maggiore rispetto al controllo? Sì. Io credo che, allora l'idea che mi sono fatta io per quei dati lì è che le particelle hanno, a un livello veramente molto molto basso, anche se la valutazione della loro capacità antibatterica è in atto, credo che abbiano un minimo di capacità antibatterica e questo potrebbe avere in qualche modo aiutato la crescita algale, che seppur i test vengono fatti appunto in condizioni di sterilità, non sempre questo è veramente troppo possibile, quindi non c'è una contaminazione batterica importante nei test, però secondo me le particelle in quel caso hanno aiutato leggermente la crescita algale proprio andando a inibire un pochino la contaminazione batterica. Questa certo. È l'idea che mi sono fatta io, però ecco... Hanno rinforzato la popolazione. Sì, esatto. L'altra domanda era, è possibile, quindi non un ormesi, l'ormesi sarebbe un'iperstimolazione e quindi una possibile tossicità letta in senso proprio nel senso opposto della lettura. L'altra domanda era, elevata aggregazione in acqua marina potrebbe essere un problema per la applicazione in remediation, in bioremediation? Allora, ci sono tantissimi studi che dimostrano come in realtà l'aggregazione non influisca sul rilascio degli ioni, il che quindi di conseguenza ci verrebbe mai sperare anche nel meccanismo opposto, quindi non vada a influire sulla capacità delle particelle di assorbire i metalli. Ciò che potrebbe andare a dare fastidio nell'assorbimento dei metalli è proprio la presenza dei sali, non è tanto l'aggregazione ma la presenza dei sali che possono andare a competere per i siti di legame. Questo comunque è da valutare, lo faremo. Certo. E quindi è stata anche valutata la sedimentazione in questi test, cioè la rata di sedimentazione? Delle particelle?
No, questo non è stato fatto. Ok, quello è naturale. Va bene. Tanto la ringrazio, siamo stati nei tempi, quindi molto molto brava, grazie. Passo la parola al prossimo relatore, sempre del Premio Matranga, grazie dottoressa, e il dottor Cuzzeri, che chiama. Sì, buongiorno. Eccoci, chiama l'appello, e lui ci parlerà di un approccio innovativo per la derivazione degli ecological threshold of toxicological concern. Precisamente. Poi mi dite voi cosa fare col video, intanto... adesso arriva il tecnico che glielo spiega. Io... No, no, era più per il proprio il video di per vedere me stesso, la presentazione. Sì, allora, dottore, se ha una buona linea lo può anche accendere. Se ci sono problemi le dico di disattivare la telecamera, intanto l'attivi. Va bene. Arrivo. Purtroppo mi è sparita l'interfaccia adesso che sto condividendo. Ah no, eccolo qua, avvia video. Allora, mi si dovrebbe vedere. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Io sono Alessandro Cuzzeri dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e vi presento questo studio concernente un approccio innovativo per la derivazione degli Ecological Threshold of Toxicological Concern, o ECOTTC in breve. Storicamente l'ecotossicologia è nata per studiare e prevenire gli effetti dannosi delle sostanze chimiche immesse in ambiente e proteggere la biodiversità. Gli studi possono avvenire su diversi livelli della scala gerarchica ecologica, a partire dal molto piccolo, quindi enzimi e macromolecole, fino ad arrivare al molto grande, ossia le comunità, ogni livello contraddistinto da un diverso grado di rilevanza ecologica, tempi di risposta e sensibilità. Questo, nel contesto di Ecological Risk Assessment, si traduce nello sviluppo di modelli deterministici e probabilistici per la salvaguardia delle caratteristiche strutturali e funzionali degli ecosistemi naturali oggi a rischio, come emerso anche dall'ultimo rapporto ISPRA sulla sostenibilità, secondo il quale si trovano in cattive condizioni di conservazione 13% della flora, 18% della fauna e fino al 40% degli habitat monitorati. Gli obiettivi di questo studio sono stati dunque lo studio della specificità dei meccanismi d'azione di classi congeneri di prodotti fitosanitari e ricavare una metodologia nuova per derivare gli ECOTTC di questi prodotti per i quali mancano informazioni sulla loro pericolosità nei confronti delle comunità acquatiche attraverso una procedura di RIDACROSS. I dati raccolti e analizzati sono HC5, ossia le concentrazioni pericolose per il 5% delle specie facenti parte della comunità, e sono il risultato dell'applicazione del modello Species Sensitivity Distribution, SSD, rappresentato in figura. In ascissa si può leggere la concentrazione della sostanza in esame, in ordinata la percentuale di specie potenzialmente affette, mentre i punti rappresentano gli endpoint di tossicità acuta o cronica per le singole specie esposte al contaminante. Dall'interpolazione di tutti questi punti è possibile ricavare la curva cumulativa di distribuzione di sensibilità rappresentativa a questo punto dell'intera comunità acquatica e dalla quale si ricavano appunto gli HC5 appena discussi. Operativamente è stato creato un database con circa 240 valori di HC5 per un totale di oltre 150 prodotti fitosanitari suddivisi per classe chimica e impiego, quindi insetticidi, erbicidi e fungicidi. Come si vede al punto 2, la ridondanza è stata gestita in modo tale da ottenere un solo valore univoco per ogni sostanza. E è così. Ogni composto è caratterizzato poi da una sua tossicità di base, data dal meccanismo d'azione aspecifico che si riflette in un effetto narcotico sull'organismo, più in aggiunta una propria specificità a seconda del target. In un lavoro pubblicato quest'anno da parte di Finizio Villa e collaboratori, è stata ricavata tramite l'uso di modelli CUSAR e l'esposizione a sostanze prive di meccanismi d'azione specifici, la linea di base di tossicità o baseline toxicity, che in base al solo valore della costante di ripartizione ottanolo-acqua, permette di individuare il livello di tossicità di base, in questo caso per le sostanze non polari. Da qui parte il lavoro corrente. I dati raccolti sono stati confrontati con la baseline riportata nell'equazione 1, e si è visto che effettivamente i punti si discostano da essa in misura diversa in base alla loro specificità. Questa è stata quindi quantificata attraverso l'utilizzo del toxicity ratio riportato in equazione 2, definito come rapporto tra l'HC5 previsto dalla baseline e quello sperimentale. In questa slide
sono riportati i risultati della procedura precedentemente vista. E si vede che effettivamente i valori si assestano ben al di sopra della baseline o al limite in sua prossimità. Le eccezioni, che comunque rientrano nell'intervallo di tolleranza del modello, possono essere dovute o a errori sperimentali o particolari condizioni nelle quali sono stati svolti i test. Poi nella leggenda, per motivi di spazio, sono riportate solamente alcune delle classi analizzate. Quindi, come si affermava in precedenza, più i punti si distanziano dalla baseline, più le sostanze rappresentate saranno pericolose per le comunità acquatiche. In questa slide, invece, sono rappresentati i grafici di andamento dei toxicity ratio delle varie classi chimiche, suddivise per classi, ancora una volta, classi di impiego in insetticidi, erbicidi e fungicidi. Da questi si può concludere che più una campana si distanzia dall'origine degli assi, più la classe chimica rappresentata sarà pericolosa, quindi si vedono ad esempio gli erbicidi solfonilureici, mentre un secondo parametro importante di queste campane è il loro profilo. Più questo è stretto, maggiore sarà la congenericità che lega i composti di quella classe, mentre al contrario un profilo più largo indica un ventaglio di possibili effetti più ampio nei confronti della comunità, ad esempio gli organoclorurati. Un secondo risvolto importante di questo studio è quello legato alla derivazione degli Ecological Threshold of Toxicological Concern, o ECOTTC, ossia le soglie entro le quali i rischi per le comunità naturali derivanti dall'esposizione a una sostanza possono essere ritenuti accettabili. Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, infatti, ogni anno vengono introdotte sul mercato centinaia di nuove sostanze chimiche e testarle tutte in modo estensivo non è sempre possibile. Per rispondere a questo tipo di problematica, la soluzione sta nella proposta di ricavare gli ECOTTC a livello di classe chimica attraverso l'approccio read-across già previsto nelle normative europee in ambito REACH, ossia stimare le proprietà e i potenziali effetti di sostanze sconosciute basandosi sulle informazioni note per composti ad essi affini. In questo modo sono stati ottenuti i risultati riportati in questa slide. Per le principali classi chimiche viste sono stati proposti gli ECOTTC sotto forma di 95esimi percentili di protezione in micromoli litro, equivalenti a dire il quinto percentile di tossicità per le specie delle comunità. Saltano subito all'occhio, ad esempio, i valori molto bassi per piretroidi e solfonilureie, quest'ultimo in particolare si parla di un utilizzo di dosi in pochi grammi di principio attivo per ettaro, le ormai ben note triazine che, come nel caso della terbutilazina, costituiscono ancora oggi un inquinante importante delle acque, ad esempio del bacino della Valle del Po. Per concludere, i risultati di questo studio hanno permesso di creare un database con un buon numero di dati di tossicità per prodotti fitosanitari, analizzarne la specificità del meccanismo d'azione per classi chimiche d'appartenenza e presentare una proposta metodologica per il calcolo dei suddetti ECOTTC che in una procedura di risk assessment potrà svolgere un ruolo importante nel portare all'attenzione del risk manager tutta una serie di dati utili derivanti da informazioni già note, snellendo i tempi procedurali e riducendo la sperimentazione animale dove prevista. Spero di non aver narcotizzato anche voi, grazie dell'attenzione. No, complimenti dottore. No, non ci ha narcotizzato, anzi è stato molto chiaro, sintetico. E nuovamente per noi è sempre molto importante l'innovazione, in questo caso non metodologica ma di metodo di rielaborazione e interpretazione del dato. È sempre un nodo cruciale poter trovare delle vie per esprimere dei giudizi che siano supportati da una piramide scientifica non indifferente. Grazie, non ho domande scritte nella chat a suo riguardo, il che significa? Dottore, ce ne sono quattro, mi perdoni. Sì, ce ne sono delle domande. Chiedo scusa, non le avevo colte. Chiedo scusa, non avevo scrollato verso giù. Adesso arrivo. Mi scusi tanto. Allora, chiedevano... La prima domanda era... Come si selezionano i dati di letteratura? Ci sono parametri minimi necessari per valutare la robustezza del dato? E quindi quanto può essere complicato estendere questo modello per contaminanti fisici che hanno meccanismi di tossicità diversi rispetto a quelli chimici? Allora, per quanto riguarda in realtà la fase, la parte statistica, sono partito presentando il modello SSD e quindi già questo... Normalmente un modello SSD viene considerato
solido, tra virgolette, nel momento in cui si hanno almeno 6 o 7 dati di tossicità per le singole specie. Quindi per ogni dato di SSD che è stato rilevato dalla letteratura, sempre comunque in ambito di comunità acquatiche, per ogni dato di SSD, ogni singolo punto che ho presentato nel grafico, quello generale, ci sono sotto almeno 6 o 7 altri endpoint, mentre per altri si arriva anche a un numero considerevole, 40, 50, anche di più. Quindi per quanto riguarda la robustezza del dato, questo un po' è. Poi c'era l'altra parte della domanda. Diverso chimici che non sei... Allora, in questo studio in realtà sono state raggruppate e presentate a voi le principali classi chimiche, quindi i gruppi, se vogliamo, più nutriti rispetto ai dati che avevamo a disposizione. Chiaramente la letteratura in questo gioca un ruolo importante, però si è visto che comunque ci si sta muovendo nella direzione giusta, perché col tempo i dati disponibili si vede che sono, che ne vengono sempre fuori di nuovi e sempre, sempre più disponibili. Perfetto. E l'ultima, chiedono il database ci permette anche di valutare miscele? Questo in realtà è un risvolto importante che ho evitato di esporre qui, anche perché poi seguiranno ulteriori studi su questo punto. Il problema delle miscele può essere preso in considerazione, perché comunque sì, la congenericità delle sostanze è importante nel momento in cui si vanno a valutare come queste sostanze agiscano insieme. Questo può essere un risvolto importante anche nella valutazione delle risposte delle miscele. Stiamo parlando dei modelli, ad esempio, di independent action o di questa tipologia qua. Quindi il potenziale di questo tipo di studio potrà portare anche ad analisi in questa direzione. Ok, chiedo scusa, Annalisa Pinzino mi sembra chieda qual è il razionale di usare NP funzionalizzato con... No, mi sto sbagliando, era riferito a quella precedente. Bene. Credo che abbiamo esaurito le domande in questo momento e la ringrazio per la sua disponibilità. Grazie, adesso come ultime cose lo rileggo per tutti. La prima era una domanda posta alla dottoressa Gambardella che riguardava vi chiedo scusa ma non capisco perché mi ritorna da capo ogni volta. Allora, arrivo. Rispetto ai molteplici contacelluli che si trovano sul mercato, da dove è nata l'esigenza di allestire un sistema nuovo e se si prevede di paragonare i risultati con quelli in commercio? La risposta che viene data dalla dottoressa Gambardella è l'esigenza di sviluppare questo contacellule dato dall'idea di poter fare le analisi in tempo reale, direttamente nella piastra multipozzetto. Posso aggiungere, Gambardella, sì, volevo aggiungere che allora l'idea nasce dall'esigenza di avere uno strumento specifico per quel tipo di cellule, quindi per Pheodactylum in questo caso, che poi possa essere adattato anche eventualmente ad altre specie. Il motivo per cui ne abbiamo creato uno fai da te sicuramente può essere quello, anche come dice Isabella, di andare a vedere e a testare se anche le stesse, se è sensibile, diciamo, come quelli presenti in commercio.
però in questo caso si tratta di una tecnica di detection. Il motivo per cui abbiamo cercato di fare uno strumento, diciamo, fai da te, è perché nel lungo termine spereremo di poter creare una versione più compatta che magari possa essere una versione un po' più smart, diciamo, che potrebbe essere inclusa anche adottata nelle varie ARPA, come ad esempio come avviene ad esempio per il MicroTox. Quindi cercare di mettere su uno strumento ad hoc che dopo un'intercalibrazione ad esempio con diversi laboratori possa essere immesso anche sul mercato, quindi anche per quello che abbiamo coinvolto delle aziende private, diciamo. Grazie. Io chiederei un attimo se c'è la dottoressa Bellingeri, se è ancora collegata. Eccoci. Allora, c'è una domanda per lei, chiedo scusa, veramente mi salta la chat, scrollo ogni volta da capo. Qual è il razionale? La legge, la domanda? Sì, l'ho letta. Ecco, allora, se riesce a rispondere. sì, allora, in realtà il senso del mettere l'amminoacido non essenziale deriva semplicemente dalla capacità della L-cisteina di legare gli ioni metallici. Quindi non capisco benissimo il senso della domanda, nel senso non ha un significato a livello di compatibilità con gli organismi, ma è più che altro ha un senso per il ruolo che va a svolgere, ossia in grado di legare gli ioni metallici, quindi sarà in grado di legare il mercurio da una parte, e abbiamo visto che appunto è in grado di tenere dentro la particella gli ioni argento. Grazie. Io riporto una domanda che era stata rivolta alla dottoressa Renzi, con la quale ho interloquito in chat e mi ha dato la risposta. La domanda, la dottoressa Renzi prima parlava delle valutazioni su mascherine anti-Covid, riguardo l'eluato 1 a 4 ottenuto dalle mascherine, avete impiegato un solvente polare o apolare? Nel caso di un solvente apolare avete usato un unico solvente oppure una miscela di differenti solventi organici a differente polarità? Se sì, quali? La domanda era posta dalla dottoressa Zerbini. La risposta è: la finalità dello studio è stata la valutazione dell'impatto sugli ambienti acquatici. Non avevamo finalità legate alla gestione del rifiuto e l'utriati ed eluati sono stati standardizzati 1 a 4 per effettuare i calcoli con i modelli Sediqual Soft e ISPRA su acqua dolce eluato e acqua di mare eluatriato, quindi senza usare solventi. Io spero di avere, mi chiedo scusa se ho mancato in qualche, adesso vedo ci sono due nuovi messaggi, ripeto, la chat si muove da sé. Sì, Annalisa Pinsino chiedeva perché appunto rispetto alla domanda di prima, quindi ci riferiamo... Stavo scrivendo, ma forse È meglio che risponda a voce, sì, perché sennò appunto si sommano. Dice sì, perché appunto gli antiossidanti, sì, questo potrebbe diciamo essere legato proprio al fatto che impedisce l'ossidazione delle particelle, quindi potrebbe avere anche un ruolo positivo in questo senso, per questo, se capisco la domanda. Okay. Va bene, grazie, ha risposto positivamente. Bene, Marco, sembra... scusa se sì, dobbiamo avvicinarci alla chiusura, certo. Siamo in ritardo di 13 minuti. Quindi io vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio soprattutto coloro che ascoltavano le varie relazioni per le numerose domande che hanno fatto, che rendono la cosa meno noiosa e soprattutto un poco interattiva. Io spero di aver fatto decentemente il mio ruolo, quindi saluto tutti quanti e pongo do la parola alla prossima sessione. Bene. Arrivederci. Scusa, devo aprire. No, in questo momento direi, come previsto, facciamo una brevissima pausa e poi riprendiamo magari qualche minuto prima delle 16:30, quindi un 10 minuti giusto per sgranchirsi un po' e poi
risiamo qui insieme, quindi possiamo lasciare anche tutto ovviamente collegato e ci allontaniamo magari un attimo e riprendiamo tra qualche minuto. Grazie. Masi, per cortesia, la musica è attivo, sta andando in broadcast.
Ce l'abbiamo messa fuori.
Маша, почему ничего не слышу, Маша? Scusate, ho bisogno di dare una comunicazione e poi possiamo cominciare con il tutto. Non si sentiva assolutamente niente. Alessio ha il microfono spento, peraltro. Allora, per le domande, visto che si è creato un po' di confusione, chiediamo se è possibile mandarle solo al coordinatore della sezione o comunque non fare chat nella chat, cioè non continuare a scrivere, fare la domanda, attendere la risposta. Per favore, grazie. Marta, posso? Tutto tuo. Grazie. Allora, dicevo, benvenuti a tutti. Questa sessione, la numero 2, riguarda le attività inerenti ai lavori che sono stati svolti l'anno scorso durante la prima giornata di ecotossicologia applicata a Livorno e riguarda appunto le attività di interconfronti su singoli saggi o batterie di saggi biologici e networking. Quindi tiriamo un po' le fila di quella che fu la giornata degli anni dispari, cioè dell'anno scorso, e con me appunto coordinano Baudo Onorati e Fabrizio Bandini. Ci saranno quindi gli interventi di Renato, che ci racconterà brevemente come è andato l'interconfronto sui software per l'elaborazione dei dati di ecotossicità, che credo sia un argomento estremamente importante ed urgente anche per uniformare i risultati che si ottengono sia riguardo agli interconfronti ma anche relativamente ai test che si conducono indipendentemente nei singoli laboratori. E quindi ringrazio da ora Renato per questa sicuramente interessantissima relazione che ci farà. Poi passerò la parola a Fabrizio Bandini sull'interconfronto dei test ecotossicologici di ARPA Emilia Romagna.
al collega Andrea Tornambè, che darà degli spunti per quanto riguarda anche qui la necessità di validare il saggio algale marino. Ci sono diversi approcci e quindi anche qui c'è la necessità di uniformare un pochino i protocolli. E poi parlerà Fulvio Onorati nell'ambito dei confronti sempre interlaboratorio con lo sviluppo in fase solida di un saggio con alivi biofisceri. E infine poi ci saranno le presentazioni che riguardano una presentazione di Morroni e Tal sulla proposta di una terza specie, un saggio con Crassostrea gigas. E poi interverrò io perché anch'io voglio fare il punto sulla situazione interconfronti, specialmente per quanto riguarda il saggio semicronico a 7 giorni con Acarsia tonza sulla matrice liquida acquosa, e dopodiché ci sono i due poster, il poster di Santoro, Rotolo, Vitiello, Pellegrini, Sanna, Buttino, che continuerà, sarà un po' una discussione che proseguirà quello che dirò io, perché riguarda una problematica sui due ceppi di Acarsia tonza che sono in circolazione, e ci sarà poi Cristina Martone ed altri sul Centro Nazionale per la Rete Nazionale dei Laboratori dell'SNPA, con una prova di interlaboratorio per quanto riguarda il test di tossicità acuta con Daphnia magna. Infine mi dicevano che c'è una richiesta di aggiornamento sui biomarker della collega Ginevra Moltedo di ISPRA, e quindi avremo poi discussione e conclusione. Quindi mi rifaccio a quanto detto ora da Marta, di mandare al coordinatore, cioè quindi a me, direttamente le domande, e poi le smisterò io. Quindi darei subito la parola a Renato Baudo, grazie. L'idea è nata in occasione dell'incontro di Livorno. Un attimo solo. Buongiorno a tutti, sono Renato Baudo e come da programma vi racconterò brevemente come è andato l'interconfronto sul software per l'elaborazione di dati di ecotossicità. L'idea è nata in occasione dell'incontro di Livorno 2019, quando è emersa l'esigenza per i laboratori che intendono accreditare un saggio di tossicità di validare anche il software utilizzato per l'elaborazione dei dati. Come sapete, la maggior parte dei protocolli sperimentali si limita ad indicare che l'elaborazione deve essere effettuata con un opportuno metodo di calcolo, ma non specifica che modello utilizzare. E purtroppo modelli diversi e software diversi per gli stessi dati possono portare a risultati più o meno differenti. Quindi, per un laboratorio che voglia validare il proprio metodo di calcolo, una possibilità è quella di confrontare i propri risultati con quelli di altri software. Di qui la proposta di effettuare un interconfronto tra i vari software disponibili per l'elaborazione dei dati di ecotossicità. In pratica, alcuni partecipanti hanno messo a disposizione i dati di un saggio effettuato nel proprio laboratorio ed elaborati con il proprio software. Gli altri laboratori partecipanti hanno quindi elaborato gli stessi dati, utilizzando uno o più modelli, sfruttando le possibilità offerte dal proprio software. Per ciascun set di dati è stato così possibile calcolare la variabilità statistica dei risultati di modelli e software diversi. In totale hanno partecipato 12 laboratori che complessivamente hanno messo a disposizione 14 set diversi di dati, sia quantali che continui. Questi set coprono piuttosto bene il nostro campo di lavoro, poiché si riferiscono a saggi con alivi biofisceri, due alghe, Dunaliella Feodactylum, Daphnia e un pesce. Inoltre, sono stati applicati a campioni diversi, acque reflue, tossici di riferimento e diluati di rifiuti solidi. Anche per i software sono stati presi in considerazione varie alternative,
software commerciali come Omni per i dati Microtalks, oppure a libera distribuzione, scaricabili da internet, ma anche fogli di calcolo Excel autoprodotti. Già il fatto che 12 laboratori usino 8 o 9 software differenti, a mio avviso è indicativo della necessità perlomeno di verificare se tutti utilizziamo il giusto approccio o se abbiamo qualche cosa da imparare dagli altri laboratori. Si noti che nell'insieme questi software utilizzano ben 13 modelli diversi, dai più comuni, Logit e Probit, a quelli più specializzati. E nella maggior parte dei casi nessuno ci dice se il modello che siamo abituati ad utilizzare è adatto al tipo di dati che vogliamo analizzare. Anzi, spesso il modello viene impiegato per tradizione, cioè è quello che normalmente si usa nel laboratorio, magari fin dagli anni 80. Ma continuiamo. L'analisi statistica di tutte le elaborazioni pervenute è stata effettuata secondo la norma ISO 5725 parte seconda del 2002. Per ciascun set di dati, secondo questa norma, è stata così stimata la ripetibilità intralaboratorio e la riproducibilità interlaboratorio, dopo aver escluso gli eventuali outlier. Inoltre, è stata calcolata la statistica robusta secondo la norma ISO 13528 del 2005. Come concordato con i partecipanti, i risultati sono stati trattati in modo confidenziale nella presentazione e nella discussione dei risultati, quindi ciascun risultato è identificato solo dal modello utilizzato per l'elaborazione e non dal nominativo del laboratorio. Nel rapporto, per ciascun set di dati, troverete riportata una sintesi del protocollo sperimentale utilizzato per generare i dati originali, una tabella con i valori di 10x e relativi limiti fiduciali al 95% prodotti dai diversi laboratori con i vari modelli, ed una tabella con l'analisi statistica. La tabella si presenta così. Innanzitutto indica il numero di elaborazioni per quel set di dati ed il numero di repliche con le quali è stato effettuato il saggio, il valore medio delle ICX stimato nelle diverse elaborazioni, la variabilità intralaboratorio SR piccolo ed il relativo coefficiente di variazione percentuale, la variabilità interlaboratorio SR grande con i suoi coefficienti di variazione percentuale ed i limiti fiduciali al 95%. Come vedete, il numero di elaborazioni è superiore al numero dei laboratori partecipanti perché ogni laboratorio era libero di effettuare le elaborazioni con più modelli. Lo stesso calcolo viene ripetuto dopo esclusione degli outlier. Nell'esempio riportato sono stati esclusi 2 elaborazioni. Infine, viene riportata la statistica robusta, dove la variabilità interlaboratorio viene stimata senza considerare quella intralaboratorio. Per questo, anche se le medie sono molto vicine, i limiti fiduciali risultano più ristretti ed il coefficiente di variazione percentuale più contenuto. Veniamo alle conclusioni. L'interconfronto sostanzialmente conferma che non esiste un modello migliore per tutte le tipologie di dati quantali o continui. Infatti, per certi set di dati un modello può produrre risultati anomali, mentre per altri set lo stesso modello fornisce risultati statisticamente adeguati. Comunque, viene ribadito che modelli diversi per lo stesso set di dati tendono a dare risultati più o meno differenti, come pure che software diversi per lo stesso modello comportano differenze più o meno pronunciate. Questo confronto quindi ci dà una concreta possibilità di quantizzare queste differenze. Per certi software come Omni, le differenze osservate sono minime, probabilmente spiegabili con un diverso arrotondamento dei dati. Il laboratorio originale ha elaborato i dati come generati dal Microtalk, quindi con tutti i decimali. Gli altri hanno utilizzato i dati arrotondati forniti dal primo laboratorio. Per Rectox, le differenze tra modelli e per lo stesso modello con elaborazioni ripetute sono scontate ed addirittura attese, visto che questo software effettua l'elaborazione utilizzando simulazioni di Monte Carlo, ed è altamente improbabile che 2 elaborazioni successive ottengano esattamente le stesse stime. Un risultato piuttosto interessante è poi quello che i fogli Excel autoprodotti sono generalmente abbastanza attendibili e quindi utilizzabili per una occasionale validazione dei dati ottenuti con altro software.
A questo proposito, però, vale la pena di ricordare che sarebbero preferibili software a libera distribuzione e quindi ampiamente collaudati ed utilizzati, tanto più che molti offrono una scelta tra modelli diversi. E questo può comportare un problema di interpretazione. Se ho più stime, quale devo scegliere? Se l'elaborazione viene effettuata utilizzando modelli diversi, gli esperti possono scegliere il risultato da accettare applicando il criterio di Achaike. Oppure, molto più semplicemente, si usa una regola empirica. Scegli il modello che produce limiti fiduciali più ristretti. Come previsto, per alcuni saggi sono state calcolate anche ECX diverse dalle C50. Per questo, partendo dai 14 set originali dei dati, sono state effettuate 31 analisi statistiche della variabilità intra e interlaboratorio. Considerando la diversa tipologia di campione di saggi, molto probabilmente queste sono sufficienti a consentire ad ogni laboratorio di validare il proprio software, scegliendo la statistica che più si avvicina al saggio da accreditare. Da notare che non è indispensabile che si tratti esattamente del saggio preso in considerazione. È sufficiente che i dati siano dello stesso tipo e con le stesse caratteristiche. Su precisa richiesta di qualcuno, e non dico chi, in questa slide vi do un suggerimento su come interpretare il confronto tra il vostro software e la statistica riportata per uno dei set. Niente di complicato, basta verificare se i limiti fiduciali in qualche maniera si sovrappongono. In questo caso, il confronto ci dice che non c'è un'evidenza statistica nella differenza tra stime del nostro software e stime dell'interconfronto. Per i più pignoli è anche possibile utilizzare test rigorosi, ma personalmente ritengo la significatività ecotossicologica più importante di quella statistica. Mi spiego. Può succedere che per certi set di dati le stime del nostro software e dell'interconfronto abbiano limiti fiduciali particolarmente ampi. Quindi, anche se gli ECX stimati sono abbastanza differenti, il confronto non riesce ad evidenziare una differenza statisticamente significativa. E qui deve entrare in gioco la nostra valutazione critica. Anche se il risultato sarebbe statisticamente accettabile, se non ne sono convinto, sarebbe meglio provare ad utilizzare un altro software. Mi fermerei qui, ma per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento, vi segnalo che sul sito della ECOTOS, sezione Biblioteca, è disponibile il rapporto completo di tutte le elaborazioni statistiche. Grazie per l'attenzione. Grazie Renato, è veramente molto interessante, però se ci sono domande magari poi le scrivete a me, ripeto, e le diamo alla fine. Perfettamente nei tempi, anzi anche in anticipo, però ce lo prendiamo volentieri questo anticipo. A questo punto darei la parola a Fabrizio Bandini sull'interconfronto dei test ecotossicologici di ARPA Emilia Romagna. Fabrizio, ci sei? Grazie. Ci sono, mi sentite? Sì. Perfetto. Ecco, buonasera a tutti, io sono Bandini Fabrizio, vi volevo presentare il nostro interconfronto. Spero lo vediate. Ditemi di sì, per favore. Sì, vai Perfetto. Fabrizio. Bene, questo qui è buonasera a tutti, questa è una breve presentazione, sono Bandini Fabrizio del laboratorio multisito di Ravenna di ARPA Emilia Romagna. Vi parlerò brevemente dell'interconfronto che da circa una decina di anni organizziamo sui principali test ecotossicologici. Queste qui sono le prove previste, l'interconfronto naturalmente è a partecipazione, naturalmente volontaria, ma sicuramente gratuita ed anonima, e viene garantita con un LabID che viene attribuito ad ogni laboratorio. Queste sono le prove principali a cui ci si può iscrivere, si può partecipare ad una prova sola, o a due, a tre, a quattro, a tutte, insomma praticamente uno sceglie a quale prove partecipare, sono tutti gli organismi che sono utilizzati più comunemente all'interno dei laboratori. E c'è anche la prova di determinazione della percentuale di mobilizzazione con Daphnia Magna, che è la più difficile da organizzare e anche da valutare. E,
I metodi sono questi riportati qui all'interno del protocollo che viene inviato per l'esecuzione dell'interconfronto. No, viene lasciato una certa libertà per quello che riguarda le modalità di esecuzione delle prove. Questi sono i metodi che sono consigliati, ma l'utilizzo di questi metodi non è obbligatorio, vengono indicate solamente alcune regole da seguire, naturalmente, perché l'idea non è quella di valutare la performance del singolo laboratorio nel confronto di quel metodo, ma piuttosto di vedere come i laboratori, diciamo, italiani rispondono ad un quesito comune, che è quello di valutare la tossicità di una soluzione che dovrebbe simulare un campione di routine. Queste qui sono le spero si veda bene, sono le prove, il confronto tra il 2018 e il 2020 delle singole prove. Possiamo vedere che la tossicità a 24 ore con Daphnia Magna, che viene solitamente utilizzata, spesso viene utilizzata come controllo di qualità per valutare la tossicità, l'idoneità degli organismi, rimane una scelta costante, aumentata rispetto all'ultima edizione la prova con Daphnia Magna a 48 ore, probabilmente siccome abbiamo notato anche un aumento del test algale, di solito poco partecipato, probabilmente questo è dovuto alla normativa sui rifiuti per la determinazione dell'HP14. Vedremo nei prossimi anni se questo trend rimane. La prova più partecipata, come sempre, è quella della percentuale di immobilizzazione. La più difficile, come dicevo, è la più partecipata. Quella con Vibro Fischeri è sempre una costante che si mantiene nel tempo. Queste qui, alla partecipazione, naturalmente all'interconfronto possono partecipare tanto laboratori privati quanto laboratori pubblici. Vedete che c'è stata una leggera, vedremo anche questo nei prossimi anni se si conferma, diminuzione dei laboratori pubblici, forse legati, non sappiamo se siano al momento particolare in atto oppure se sia dovuto alla riorganizzazione delle attività all'interno delle agenzie, che sono, come sapete, sempre in riorganizzazione continua. Ecco, vi faccio vedere qualche cosa. Questo qui è un estratto dall'ultimo interconfronto. Scusami Fabrizio, sì? Scusami se ti interrompo. Ora si vede meglio. Non si vede, si vede meglio sul mio, ma sullo schermo la presentazione si vede un po' slargata. Non so se puoi provare a uscire e rientrare con la condivisione del video, perché è un peccato, ti si vede a metà, diciamo. Meglio così. Meglio così? Così va meglio, sì, almeno la vediamo tutta, grazie. Così la vedete meglio? Sì, anche meglio così. Ecco, perfetto. Grazie. Prima andava bene tutto, è chiaro che doveva succedere adesso, vabbè. Dunque, questa qui è la prova, la determinazione delle C50 a 24 ore con Daphnia Magna. I partecipanti, li vedete, sono questi, sono un numero abbastanza elevato. Questa è una prova che è abbastanza ormai standardizzata. Nel senso, potete vedere che la percentuale dei dati soddisfacenti è piuttosto alta rispetto al totale e solamente un paio di laboratori hanno un valore che oltrepassa lo Z-score superiore al 3, quindi non accettabile. Abbiamo un CV percentuale all'incirca, mi sembra che sia il 13%, lo vedete, quindi è una prova che ormai è ben standardizzata, questa qui, per la determinazione delle C50. Cosa differente invece questa qui, la percentuale di immobilizzazione con Daphnia Magna. Vedete, il numero dei partecipanti è sempre alto. Questa sessione, questa volta abbiamo deciso di elaborare solamente quella a 5 grammi litro ed è sempre una valutazione piuttosto complicata, perché come potete vedere l'intervallo dei risultati, che sono quelli che sono stati forniti da chi ha effettuato la prova, è molto ampio, va da 0,87. Significa che un laboratorio in Italia, in questi laboratori, ricevendo lo stesso campione, detta in parole molto povere, nella prova c'è chi ha ottenuto, chi aveva tutte le Daphnia vive con lo 0% di immobilizzazione, altri che invece avevano quasi tutti morti.
Questa ha una spiegazione, il CV percentuale è dell'80%. Ha una spiegazione, chiaramente questa qui è una prova che viene fatta su una singola concentrazione con un numero inferiore rispetto alla determinazione delle C50 di organismi test, dove abbiamo anche una serie di diluizioni che ci permettono di trovare una curva dose-risposta. Però effettivamente bisognerebbe valutare, come sempre, lo dico tutte le volte, la sensibilità degli organismi che sono utilizzati, perché questa risposta è veramente molto, un po' troppo ampia. C'è da dire che se avessimo dovuto valutare l'accettabilità o la non accettabilità di questo risultato, le cose non sarebbero andate malissimo, perché il circa l'80-82% avrebbe detto che questo scarico era accettabile, solo, chiamiamolo solo, il 18% avrebbe detto che era non accettabile, quindi con una percentuale di mobilizzazione superiore al 50%. Questo bisogna tenerne conto per il fatto cioè considerare questa prova e la sua incertezza di misura, che è anche difficilmente valutabile, perché è normata, questa prova è normata e ha un limite del 50%, e quindi se vogliamo risulta fra le prove che andiamo ad osservare sicuramente la più critica. Poi vediamo, ecco, questa è la prova con Vibrio Fischeri. Potete vedere, questa qui ormai è standardizzata, tutti quanti sono diventati molto bravi in questa prova. Potete vedere che su 35 partecipanti, quindi il numero non è nemmeno piccolissimo, abbiamo 33 che sono perfettamente in ordine, diciamo, con uno Z-score fra meno 1 e fra Z-score compreso tra più o meno 2, e solamente 2 al di sopra di 2, ma 0 al di sopra di 3. Quindi nessuno dei partecipanti ha avuto un valore non accettabile. Quindi questa qui è una prova che ormai è piuttosto standardizzata. Questo è il test Algal. Il test Algal è sempre stata una prova poco partecipata. Quest'anno abbiamo qualche partecipante in più, circa una volta e mezzo rispetto a questi. Come per il Vibrio Fischeri, anche qui entrambe le prove hanno un CV percentuale che si attesta attorno al 30%. Anche qui la risposta è abbastanza uniforme da parte di tutti i laboratori, e non abbiamo un numero molto elevato di laboratori che sono al di fuori del limite di accettabilità, anche se spesso si tratta di errore di valutazione delle concentrazioni, delle diluizioni, e quindi molto spesso si può arrivare a dare una spiegazione ai risultati ottenuti. Questa qui è l'interconfronto di quest'anno, è ancora in corso, siccome ci troviamo in un momento particolare della nostra attività, per un certo periodo di tempo è ancora possibile inviare l'iscrizione per poter partecipare. Questo qui è l'indirizzo a cui inviare la richiesta di partecipazione, a cui segue poi l'avvio di tutta la pratica per poter partecipare all'invio del protocollo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la linea a Isabella. Grazie molte Fabrizio, quindi prendete nota delle domande, e intanto allora diamo la parola ad Andrea Tornambè, che presenta il saggio Algale Marino per la validazione di un protocollo metodologico su campioni ambientali. Andrea, ci sei? Sì, ci sono. Okay. Sentite? Sì, ti sentiamo. Ok. Andiamo. Vediamo se riesco a capire. Non riesco a avviare il video. Intanto che Andrea inizia, ecco, ricordo che queste quattro prossime presentazioni, ecco, sono una diretta conseguenza del lavoro dell'anno scorso su quei quattro gruppi, quindi alghe, vibrio, embrio e poi acarsia. Quindi insomma, ora c'è questo gruppo particolare. Andrea, ci sei, vai. Sì, che non riesco a avviare il video, vabbè.
Ok. Non lo so se la regia ce l'ha disponibile. Ce l'avete questo video? Allora, Tornambe, mi sente? Sì. Sì. Ok, sì. Ha una slide presentation o un video? Ha una slide. Slide presentation. Un attimo solo, vado a vedere se la trovo. Io... Ecco, ora però lei sta facendo la condivisione dello schermo, sì. Però ha ricondiviso noi, ha sbagliato, sta ricondividendo. Ecco, adesso la vediamo, la lanci. Arrivato? Sì, è arrivato, la okay. Lanci in presentazione lì da Bicchierino, perfetto, vado avanti così. Ok, grazie mille. Allora, diciamo, questa presentazione è un po' per riprendere le fila del discorso fatto un anno fa, quando ci siamo visti insomma con diversi rappresentanti di laboratori italiani alla prima giornata di ecopsicologia di Livorno. Da allora purtroppo non abbiamo fatto molti passi avanti, però volevo approfittare di questa occasione per riprendere un po' le file del discorso e soprattutto per allargare un po' la platea dei laboratori interessati a questo lavoro, cioè cercare di fare una validazione di un protocollo metodologico per il saggio algale marino su campioni ambientali. Questo, diciamo, siamo partiti sempre nell'ambito del decreto del 173/2016, perché, diciamo, questo decreto, appunto, nell'ambito di una batteria possibile per le valutazioni ecopsicologiche è indicato il saggio algale su fase liquida, saggio algale marino chiaramente, e vengono indicate tre specie alternative: il Feodactylum tricornutum, la Scheletonema e la Donaliella. Allora, queste, diciamo, innanzitutto va fatto un discorso a parte per la Donaliella, perché per la Donaliella tertioletta di fatto non c'è un metodo standardizzato, ma anche per Feodactylum e Scheletonema, nonostante ci sia da anni appunto una norma ISO, spesso sono state riscontrate delle criticità, diciamo, su alcune varianti del metodo, che sono opzionali e che hanno, insomma, danno la sensazione di poter avere influenza sulle risposte finali. E quali sono queste, diciamo, queste criticità di risposta? Allora, innanzitutto, per la Donaliella, diciamo, appunto, non c'è un protocollo standardizzato e spesso si fa riferimento a un adattamento della ISO, che però appunto è un adattamento perché, ad esempio, il terreno previsto dalla ISO 10253 non è adatto alla Donaliella, e anche alcune condizioni come l'inoculo iniziale di 10.000 cellule spesso ha dato problemi perché non si riesce ad arrivare al tasso di crescita voluto dalla norma, che appunto è 16 volte l'inoculo iniziale, a seconda del terreno usato. Infatti, non essendo previsto non essendo possibile utilizzare il terreno della ISO, ogni laboratorio tende a utilizzare il proprio terreno di coltura della Donaliella, che può essere l'F mezzi oppure il terreno IRSA. Quindi, diciamo, sulla Donaliella c'è un discorso da fare. Comunque, quali sono le varianti meteorologiche più critiche di questo metodo? Sicuramente sulla ISO c'è indicato che si può usare sia l'acqua sintetica che l'acqua naturale. L'acqua sintetica c'è la ricetta, chiaramente. L'acqua naturale bisogna vedere la provenienza, soprattutto
oltre ai naturali controlli che vanno fatti sulla contaminazione, c'è anche il problema che spesso le acque naturali che sono prese vicino costa sono ricche di nutrienti e questi possono falsare i risultati. E sull'unione coloniziale, ho detto, c'è il problema soprattutto per Dunaliella, che spesso con 10.000 cellule non si arriva al tasso di crescita voluto. Poi il medium culturale il problema è soprattutto sempre per Dunaliella, che non c'è un mezzo standardizzato. E i parametri di incubazione, diciamo, nella ISO è prevista appunto la temperatura a 20 gradi e ci sono delle indicazioni precise sull'illuminazione. Tuttavia, spesso diciamo gli incubatori non sono adatti alla crescita algale, a un'ottimale crescita algale, perché ad esempio bisogna valutare bene anche non solo l'intensità della luce, ma anche la direzione. E poi c'è un altro fattore anche che sul metodo viene spesso, no, viene indicato che va utilizzata anche l'agitazione, ma spesso questo nei laboratori non viene fatto, quindi ci possono essere, c'è anche questa variante. L'altra variabile grossa sono i contenitori test. Diciamo che il metodo ISO 10253 è stato fatto apposta per il test in Beuta. Però, di fatto, quando si usano campioni ambientali, quando ci sono tanti campioni da fare, spesso si utilizzano le piastre, quindi vengono, diciamo, viene traslato da altri metodi questo utilizzo. E inoltre, nel 2016 è stata introdotta la possibilità di utilizzare il kit commerciale, quello con lo spettrofotometro, e i test vengono condotti direttamente nelle cuvette spettrofotometriche da 10 centimetri. Quindi questa è un'ulteriore variante. E infine, una grossa variabilità la dà il metodo di misurazione della densità cellulare. Io qui ho diciamo indicato i principali, che sono appunto lo spettrofotometro nel caso del kit, il contaparticelle elettronico e poi le conte al microscopio. Ma anche nell'ambito delle conte al microscopio si possono avere differenze a seconda delle camere utilizzate, perché ci sono state viste grosse differenze tra la camera di Burker e la camera di Sedgwick-Rafter, a seconda delle concentrazioni. Questo soprattutto quando si hanno delle inibizioni forti sul tasso di crescita, ci possono essere differenze di stima abbastanza importanti. In ultimo, diciamo, è quello il problema introdotto da Renato Baudo. Ah, sei tu. Andrò magra. Spegnete i microfoni, per favore. Ok, che non si mette così. E le date. Qua le date. Scusate. Marco Guida, chiuda il microfono. Il problema introdotto da Renato Baudo, dicevo, appunto sull'analisi, perché sulla ISO viene data un'indicazione di massima, cioè che va usata un'analisi di regressione non lineare e fine, quindi possono essere utilizzati fogli di calcolo fatti autoprodotti, possono essere utilizzati software qualsiasi, quindi anche su questo andrebbe fatto, diciamo, un confronto per vedere se appunto c'è una grossa variabilità di risposta tra i vari laboratori. Come intendiamo procedere? Abbiamo già preparato un questionario che io manderò innanzitutto ai laboratori che avevano partecipato l'anno scorso, però magari di avere
anche insomma, se qualche altro laboratorio è interessato a partecipare, se mi può contattare dopo, alla fine do la mia mail, cerchiamo di fare una platea più ampia possibile, perché appunto nel questionario, diciamo, ogni laboratorio indicherà come esegue normalmente testi algali, con quale specie e quali di quelle varianti, diciamo, più critiche utilizza, ma può indicare anche più di una, chiaramente. Dopodiché stileremo una procedura un po' più dettagliata rispetto alla ISO, lasciando però alcune varianti opzionali. Organizzeremo un ring test aperto, diciamo, un po' a tutti i laboratori, cercando però di fare una cosa equilibrata a seconda delle varianti utilizzate. E poi, se, diciamo, alla fine di questo ring test si osserverà una bassa età, diciamo che queste varianti magari valuteremo che non incidono così tanto sulle risposte, quindi magari il lavoro principale sarà fatto del protocollo. Se troveremo un'alta variabilità, pensavamo di fare degli interconfronti mirati, magari diciamo facendo dei confronti, utilizzando alternativamente, diciamo, delle varianti più critiche, come appunto possono essere i contenitori utilizzati, oppure le misurazioni, i metodi di misurazione della densità algale. E, niente, quindi, diciamo, chi, a parte i laboratori che già di cui ho già tutti i riferimenti dell'anno scorso, se c'è qualche laboratorio interessato a partecipare a questo interconfronto, appunto, sul saggio algale marino, mi devo scrivere direttamente e poi io li mando al questionario, cerchiamo di procedere come vi ho detto. Grazie. Grazie Andrea, perfettamente nei tempi. Io ci avrei una cosina su cui volevo farvi riflettere. In effetti, anche rifacendomi alla presentazione che è stata fatta prima sul contacellule, la scheletonema è un organismo coloniale, quindi sarebbe anche molto complicato utilizzare metodi automatici di conteggio. Quindi ora insomma rifletterei, sì, sulla necessità di forse concentrarsi su una specie, che quella Feodactylum, che forse è la più utilizzata anche, sì, da molti, però appunto questo no, cioè sono del parere che forse conviene affrontare una problematica alla volta, però ecco, era una riflessione che volevo fare. Far presente, sì, sicuramente. Anche noi abbiamo tanti problemi e tanti dubbi sull'uso di questi protocolli, che sono o non sono ISO, e insomma, ecco, questo ci tenevo a dirlo. Grazie comunque Andrea, poi ci saranno le domande magari alla fine. Ho la parola a Fulvio Onorati, che anche lui presenterà degli interconfronti dei confronti interlaboratori sul Alivibrio Fisheri. Fulvio, ci sei? Sì, ci sono. Grazie, ti lascio. Provo. Ci vediamo. A condividere. Eccoci. Vediamo se riusciamo a vederla. Va bene così? No, non è condiviso lo schermo, non è proprio deve condividere lo schermo da Zoom. Mi sembrava di averlo condiviso. No. Allora. Fulvio, devi condividere la finestra, condividi tutta la schermata. È quello che sto facendo. Perché certe volte ti condivide solo una parte il Mac. Allora, desktop, lavagna. Allora, vada su Zoom, se ha Mac, vada su Zoom in modo che accanto alla mela ci sia Zoom attivo, scenda in basso
Sulla finestrella verde, esatto, condividere lo schermo sopra, e poi si aprono delle finestre, deve condividere quella dove vede il suo PowerPoint già in attivo. Ah, ecco, ok. A quel punto lì clicca e dovrebbe fare la condivisione schermo. Consenti a Zoom di condividere il tuo schermo. Sì. Però non parte. Aspetti, vado a vedere se la trovo io, se ce l'ho qui. Era arrivato. Era partito. Era partito. No, no, sono io che sto muovendo lo schermo. Buoni. Ah, ok. No, io avevo visto una finestra Mac. Era proprio una finestra. Sì, sono io. Ho tutto Mac. Ah, cioè avete tutto Mac. Ok. Io. Sono intrecciate le presentazioni. Io però non ho la sua presentazione, no, per poterla lanciare. Non me l'ha spedita. Finita questa mattina. Se volete anticipiamo Lorenzo Morroni, intanto Fulvio risolve o la manda alla regia. Fulvio, che dici? Sì, allora provo a mandarla. Allora, la manda alla regia, intanto allora chiedo a Lorenzo. Però Morroni. Soltanto le slide. Certo, sì, solo le slide. Sì, mandi tutto alla regia, poi faranno loro lo scorrimento delle slide. Ah, ok. No, mi dicono che se lo mandi alla regia, però poi tu hai la possibilità di manovrare. Commentare? Di manovrare e manovrarle. Anche manovrarle. L'indirizzo... Magari se vi scrivete in chat privatamente... Sì, ok. Okay. Allora, diamo la linea su Lorenzo che qui un secondo sede. Che prima devo mandare sì. Il tutto. Intanto presento Lorenzo Morroni dell'ISPRA, insieme a Sartori, D'Enrico e Benedetti, presenta la terza tipologia di specie ai sensi del DM 173, proposta di protocollo per l'interconfronto del saggio di embriotossicità con Crassostrea gigas. E appunto farà un punto della terza tipologia di specie con questo nuovo saggio di embriotossicità, nuovo per noi, con l'ostrica. E, aspettiamo che si risolva con Fulvio e la regia. Un secondo solo. Sì, grazie. Ho inviato la mia email sopra la chat, ok? Eccoci, mi sentite? Allora, buonasera a tutti, come diceva Isabella, sono qui insomma, per presentare, fare un po' il punto, no, di quando ci eravamo lasciati un anno fa riguardo all'interconfronto per la terza tipologia di specie. E, a novembre dell'anno scorso ci eravamo, quindi per lasciare un po', riprendere, no, il discorso dove l'avevamo lasciato, eravamo partiti nel dire, nel selezionare un possibile specie test tra quelle della terza tipologia per un interconfronto, e quindi nella selezione avevamo valutato alcuni criteri tra cui la facilità di reperimento degli organismi e la facilità del successivo mantenimento in condizioni di laboratorio. Una specie che consentisse di ridurre la variabilità intraspecifica e quindi diciamo una certa variabilità nei risultati ottenibili con il saggio, e una metodica che fosse il più possibile standardizzata.
Per questo ci eravamo concentrati, avevamo selezionato. Sì. Scusa Andrea, torna in back se chiudi il microfono, grazie. Ok. Dicevo, su queste basi avevamo selezionato come possibile candidato l'ostrica, la Crassostrea gigas, rispetto anche per esempio al riccio, che sia per quanto riguarda il reperimento che il mantenimento risulta un po' più oneroso per chi non è logisticamente attrezzato, diciamo, tra vicinanze al mare, acquari, vasche e quant'altro. Allo stesso tempo è possibile acquistarla, quindi utilizzare organismi allevati in condizioni controllate uguali per tutti, e ci sono diverse metodiche standardizzate, diversi protocolli. Non va avanti la presentazione. Ok, sì, scusate, ora ho imparato anche a usare il telecomando. Quindi diciamo che su questa base ci eravamo dati una scaletta, quindi, di azioni da fare. Quindi, come prima cosa, lo sviluppo di un protocollo da condividere per il saggio di embriotossicità, quindi con l'ostrica, a cui seguiranno delle prove di confronto vere e proprie, insomma, prima con dei tossici di riferimento e successivamente provando a passare alla matrice ambientale, e quindi potrebbe essere un elutriato di sedimenti marini. Ci siamo quindi, in questo anno che ormai è passato, ci siamo quindi concentrati sullo sviluppo del protocollo, sul primo step, per così dire, del processo di interconfronto. In questo caso il protocollo è stato sviluppato e validato tra ISPRA e Università Politecnica delle Marche. Non è stato esteso a tutti i soggetti interessati, in quanto l'idea era quella, intanto, di proporre una base, quindi un primo protocollo da cui partire, il quale poi verrà da adesso allargato a tutti i soggetti interessati, tra quelli che si erano dimostrati interessati un anno fa e chi volesse naturalmente aggiungersi adesso, i quali possono ovviamente visionarlo, fare proposte, critiche e modifiche. Lo scopo di questo primo lavoro è stato quindi quello, il tentativo, diciamo, è stato quello di rendere il saggio più facilmente comprensibile, eseguibile, con una buona riproducibilità anche per soggetti che non hanno troppa pratica, che magari non hanno mai lavorato con questo organismo, non hanno mai fatto il saggio, e quindi cercare di renderlo il più possibile facile. Passando al protocollo vero e proprio, per quanto riguarda, diciamo, la prima parte, quindi il reperimento e il mantenimento degli organismi adulti da cui ottenere i gameti, quindi utilizzabili per il test, l'idea è quella di prenderli, come abbiamo fatto alla Guernsey Farm, quindi comprarli, ordinarli, questo allevamento che si trova in queste isolette della Manica, dove gli animali sono allevati e condizionati per questo scopo. Vengono spediti, sono 5 coppie già divisi maschi e femmine. Dopodiché, quando arrivano, si possono utilizzare per il test. Il consiglio è quello di utilizzarlo subito appena arrivato. È possibile tenerli per utilizzi successivi anche. È possibile fino a 4 settimane. Noi nel protocollo consigliamo 2, visto che è una fase abbastanza delicata, sia per la possibilità di emissione accidentale dei gameti, sia se è troppo prolungato nel tempo, un possibile riassorbimento della gonade. Per cui, diciamo, in queste 2 settimane è comunque possibile fare il tentativo di fare degli successivi utilizzi, mantenendo gli organismi a una temperatura di 20 gradi più o meno 2 e una salinità di 35 per 1000, diciamo più o meno 3, cosa che necessita chiaramente di un minimo di attrezzatura, vale a dire degli acquari con sistema di con refrigeratori, che è particolarmente importante che la temperatura non salga troppo per evitare emissione accidentale dei gameti, come anche ovviamente la reazione, un impianto di filtraggio e una sonda che controlli salinità e temperatura. Per quanto riguarda l'allestimento del test vero e proprio,
Si può usare anche, diciamo, basandosi sui protocolli disponibili, ci sono più possibilità di usare sia acqua naturale filtrata a 0,45 micrometri, sia artificiale. Diciamo che la scelta può essere libera, l'importante è, tra virgolette, il risultato, nel senso che l'importante è che nel controllo negativo non si superi un 20% di effetto con l'acqua utilizzata. Quindi per l'allestimento sono previste almeno 3 repliche utilizzando delle piastre multi-well da 6 pozzetti 10 ml di volume dei pozzetti, nelle quali viene messo chiaramente il controllo negativo con l'acqua, un controllo positivo con un tossico di riferimento, quello che abbiamo utilizzato, di cui conosciamo meglio la curva dose risposta, è il nitrato di rame. Quelle sono le concentrazioni in microgrammi litro, diciamo, crescenti che si può da testare, e ovviamente la soluzione test, che poi nel nostro caso, nello step finale, sarà la matrice ambientale, ovviamente con diverse diluizioni. E per quanto riguarda la raccolta dei gameti, anche qui ci sono diverse possibilità, dallo shock termico tramite il passaggio di diversi bagni termostatati, shock chimico, oppure direttamente il prelievo biotico dalle gonadi. Noi nel protocollo consigliamo quest'ultima possibilità, in quanto non abbiamo visto alterazioni della qualità dei gameti e si velocizza notevolmente la procedura, oltre al fatto che è abbastanza, insomma, facile ottenerli, soprattutto per questi organismi che hanno, insomma, delle gonadi belle piene, quindi basta aprirli con, insomma, un coltello robusto o un cacciavite, magari aiutandosi con un martello, e dopodiché con un bisturi si recide prima il muscolo adduttore, dopodiché spostando il mantello si arriva alla gonade, che qui nelle foto vedete che è la parte giallo più chiara nella foto qua a sinistra, e poi c'è una zoomata a destra. Basta incidere la gonade e con una pipetta Pasteur prelevare i gameti, in particolare lo sperma tenendolo a secco in un tubo da 1,5 ml, insomma un Eppendorf per capirsi, va benissimo, e le uova invece in acqua. Quindi semplicemente un becher con 0,5 litro d'acqua andrà benissimo, contandole, quindi arrivando poi a una densità della sospensione di circa 3.000 uova per ml. Per quanto riguarda la fecondazione, si aspettano innanzitutto 30 minuti in modo da permettere alle uova che sono, diciamo, in forma impacchettata, così come erano dentro la gonade, di riassumere una forma tondeggiante come nella foto qua in alto. Dopodiché si può procedere prima con una prova di fecondazione per controllare l'avvenuta fecondazione. Questa si vede dalla comparsa del globulo polare sull'uovo, cioè la foto più grande in basso che lo rappresenta, la sinistra in basso, quindi si può vedere il fatto che si può verificare l'avvenuta fecondazione. E dopodiché, una volta controllato questo e la qualità dei gameti, si può procedere alla fecondazione di tutte le uova che utilizzeremo nel test. Abbiamo visto che con 10 microlitri di sperma a secco in 500 ml di sospensione di uova, è un rapporto sperma-uova comunque soddisfacente, che, insomma, di solito con osservazione al microscopio si vede che sono circa 10 spermatozoi attorno a ogni uovo. Dopodiché si passa all'incubazione, quindi a 24 gradi più o meno 2 al buio, per 120 minuti, quindi aspettiamo che la fecondazione abbia avuto effetto. Dopodiché, allo scadere di questo tempo, è possibile incubare gli embrioni con le soluzioni test. Di solito si utilizza un 0,5 ml di sospensione con 9,5 ml di soluzione test, e l'incubazione poi per 24 ore a 24 gradi. Qua vediamo rapidamente, insomma, qualche scorcio del sviluppo embrionale dell'ostrea, quindi le prime divisioni cellulari, e poi in basso a sinistra la larva D dopo 24 ore, che è quella che noi andiamo a vedere e che in fondo a destra vediamo anche in versione malformata. Per quanto riguarda la lettura del saggio,
si procede quindi allo scadere delle 24 ore con una soluzione di Lugol, una goccia di Lugol etanol in rapporto 1:1, e vengono contate al microscopio ottico invertito a 4x10x gli obiettivi almeno 100 larve, e si vedono, diciamo, le larve malformate come quella a destra o normoformate come quella a sinistra, che è la, insomma, la classica larva D. I controlli, il negativo deve essere almeno l'80% di embrioni normoformati. Per quanto riguarda, poi c'è anche il controllo positivo, chiaramente, che deve ricadere un po' nel range di accettabilità, che insomma è tra i 6 e 16 microgrammi litro di rame. In conclusione, così lascio poi la parola a Isabella senza rubare altro tempo, possiamo dire che attualmente il protocollo è stato messo a punto tra ISPRA e l'Università Politecnica delle Marche. Abbiamo avuto, insomma, una buona confrontabilità dei risultati e il test si è rivelato riproducibile. Quindi nei prossimi passi c'è innanzitutto, come prima cosa, l'allargamento, la condivisione del protocollo agli altri soggetti interessati, che ovviamente possono lasciare il loro riscontro. Dopodiché ci risentiremo, vedremo se in remoto, online o meno a seconda della situazione sanitaria, ci riuniremo per definire meglio con un piano sperimentale le prove di interconfronto, quindi con tossici, successivamente con la matrice ambientale. Vi ringrazio e vi saluto con un nostro piccolo spunto per il dopo test. Grazie a tutti. Grazie a Lorenzo. Avevo lanciato in chat un anticipo di domande, se ce n'erano, perché ci vorrà qualche secondo prima che possano condividere lo schermo dalla regia per quanto riguarda l'intervento di Fulvio. Però mi sembra che non ci sia nessuno. Ah sì, c'è la domanda di Annalisa Vinzino che chiede giustamente: quanto costano le ostriche? Allora, lo dico io, non poco, si immagina. Allora, 5 coppie intorno ai 500 euro. E io volevo però chiedere un'altra cosa. L'isola da cui si rifornisce il insomma, acquistate le ostriche è britannica, fa parte. Ci sono problemi da quando ora per quanto riguarda gli acquisti, no, anche con le pubbliche amministrazioni, fare acquisti con la UK? Scusate, è una domanda molto tecnica, però... Ho recuperato il microfono per risponderti. Attualmente, al di là dei vincoli che ci possono essere a seconda della singola amministrazione, quindi che varia a seconda dell'ente in questione, naturalmente, dato per scontato che, diciamo, la procedura si riesca a trovare come siamo riusciti a fare noi, diciamo che non ci sono stati negli ultimi ordini effettuati particolari problemi, sia per il fatto, sia per la Brexit, sia per quanto riguarda il Covid. Quindi diciamo, le ultime spedizioni sono arrivate da questo punto di vista. Bene, questo è incoraggiante. Magari se ci fosse una startup di qualche istituto che volesse mettersi su ad allevare ostriche, non sarebbe male. La lancio come provocazione, visto che no? Ne avremo bisogno, ma anche per riprendere un po' l'economia. E vedo che si sta attivando la condivisione. Fulvio, ci sei? Sì, ci sono, sono pronto. Anzi, ok, ecco. Quale dell'inconveniente? No, va bene. Allora, le mando il controllo remoto. Ok, perfetto. E lei clicca dalle freccette che vede in basso sulla sua sinistra. Può aprire anche la telecamera. È solo che non è attiva quella parte di schermo. Va bene, le vede le freccette? Sul suo computer? No. Muova in basso a sinistra quelle freccette lì, 1 e 2, quello va indietro e quello va avanti. Perfetto, avanti. Perfetto, grazie. Prego. Allora, vabbè, dopo questo piccolo imprevisto, che ci poteva anche stare in un evento di questo tipo,
Allora, anch'io come i colleghi riprendo un pochino il filo del discorso, così come lo avevamo lasciato un po' l'anno scorso in occasione della prima giornata di ecotossicologia. E lì in effetti era presente un ricco, folto gruppo di persone per quanto riguarda il Vibrio, afferenti a laboratori privati, istituti pubblici, istituti di ricerca, università, insomma un buon spaccato dell'utilizzo del Vibrio, anzi dell'Alivibrio a livello nazionale. E è un gruppo coordinato da me e da Raffaella Cardente, e in quella sede l'anno scorso avevamo condiviso l'esigenza di disporre al più presto di un protocollo condiviso per quanto riguarda il saggio in fase solida, quindi un po' meno, un po' meno standardizzato rispetto a quello che ha fatto vedere Fabrizio Bandini poco fa sulla fase liquida. Ma questo, diciamo, per due ragioni principali, direi. Uno, per consentire una piena applicazione dell'allegato tecnico, in quanto questo saggio in fase solida è previsto dalla normativa del 173. E un altro motivo perché c'era un pochino anche l'esigenza, soprattutto da parte di alcuni laboratori privati, di disporre di un qualche riferimento più o meno ufficiale, più o meno standardizzato, da utilizzare per l'accreditamento. E di fatto il percorso era già... come mai va avanti così? Chiedo scusa. Ok, di fatto questo percorso è già iniziato in quell'occasione, perché l'anno scorso fu distribuito a sei soggetti, volenterosi, che vedete qui appunto in questa piccola tabella. Furono distribuiti già due campioni di prova da testare con tre ripetizioni ciascuno, allo scopo di concordare e definire una prima versione del testo di un protocollo per l'esecuzione del saggio in fase solida. Quindi una sorta di prima fase, di primo passo, questo esercizio molto semplice che chiameremo appunto dal suggerimento di Renato Baudo, che fu fatto l'anno scorso, che prontamente è recepito, uno studio di prevalidazione, che non aveva affatto, questo è importante sottolineare, lo scopo di valutare le prestazioni dei laboratori, ma quello di assicurarsi che il protocollo in questa prima veste, in questa bozza, fosse scritto in maniera chiara e interpretabile in maniera univoca da tutti i soggetti, ponendoli nelle condizioni di effettuare il saggio tutti quanti allo stesso modo. Questi due campioni di prova erano un campione di riferimento ISPRA chiamato RM075, che era già disponibile presso il nostro istituto, prodotto per altri scopi. Era un sedimento fluviale con delle caratteristiche molto omogenee per quanto riguarda la granulometria e il contenuto in alcuni metalli pesanti, e casualmente si è rivelato molto, molto utile nell'applicazione del saggio in fase solida, perché può individuare un EC50 molto facilmente. Il secondo materiale che è stato utilizzato, denominato microsand, è una sabbia silicea fine
messa a disposizione da Consolambiente, che ha appunto partecipato a questo piccolo confronto. I risultati di questa fase di prevalidazione dell'anno scorso, dato il numero esiguo appunto di soggetti, riporto semplicemente il coefficiente di variabilità, che è risultato circa 25% per l'RM075 e 38% invece per il microsand. Questo perché sostanzialmente probabilmente perché il campione RM075 era più omogeneo ed aveva, come dire, tra virgolette, la fortuna di far cadere l'EC50 più o meno nella zona centrale del range di concentrazione testato. Quindi anche le repliche sono risultate piuttosto omogenee rispetto al microsand, che, essendo risultato assai meno tossico, con una più 50 infatti di appena 10 unità tossiche, aveva l'EC50 che cadeva nella parte bassa, quindi con una variabilità tra le repliche un pochino maggiore. Una serie di piccole difformità, come dire, tra un soggetto e l'altro nell'esecuzione di alcune parti, hanno consentito poi di revisionare, anche se in minima parte, il testo, addivenendo così ad un testo un po' più avanzato, più chiaro, soprattutto per quanto riguardava la parte della correzione in peso secco e l'allestimento stesso del test. E si è arrivati quindi ad un testo che è proprio quello poi che è stato utilizzato di recente nell'esercizio, nello studio collaborativo vero e proprio, quello allargato, che anche in questo caso non aveva lo scopo di valutare le prestazioni dei laboratori, ma quello di validare il metodo. Questo esercizio è stato organizzato all'interno dell'area di metrologia ambientale, appunto nella rete nazionale dei referenti, con questo appunto doppio scopo, quello di validare il protocollo e di agevolare l'applicazione del DM. Siamo partiti con un'adesione formale di 30 soggetti, anche questo è interessante, 30 soggetti ripartiti anche in maniera piuttosto equilibrata tra agenzie regionali, istituti di ricerca, laboratori privati, università, ed altro fattore ritengo piuttosto importante da evidenziare è che ciascun soggetto ha partecipato in maniera, diciamo, autonoma, con la propria dotazione strumentale, con il proprio materiale di consumo, con i propri reagenti, introducendo quindi in linea teorica un'infinità di variabili dovute alla calibrazione, per esempio, delle pipette, degli strumenti, alle diverse condizioni di refrigerazione e via dicendo. Le caratteristiche principali quindi di questo lavoro, di questo studio collaborativo, sono sostanzialmente queste, senza entrare tanto nel dettaglio. Il materiale di prova che è stato selezionato poi è quello di ISPRA, l'RM075, con il protocollo di riferimento appunto condiviso. Sono state effettuate 6 repliche suddivise in 2 cicli da 3 prove ciascuna. Per ogni ciclo è stata utilizzata una fiala di batteri liofilizzati. Ed avvalendosi poi come elaborazione statistica, anche in questo caso come quello già descritto da Renato per il confronto tra i software, con la norma UNI ISO, la 5725. Le tappe principali del protocollo possono essere riepilogate in 8 punti: l'attivazione dei batteri, la predisposizione del set di cuvette all'interno del blocco termostatato. In questo caso il protocollo prevedeva 3 controlli, 8 diluizioni più un tal quale, quindi diciamo di fatto 9 diluizioni,
dopodiché si procede al prelievo delle aliquote dal becker tenuto in agitazione, il recupero nella scansione poi delle diluizioni all'interno dei tubi filtro della risospensione batterica con l'incubazione all'interno dello strumento degli ultimi 10 minuti, dopo i 20 passati sempre a 15 gradi all'interno del REC. Elaborazione dei dati chiaramente utilizzando il software in dotazione fino alla correzione del risultato rispetto al peso secco. Cosa che in questo caso ha inciso molto poco, essendo i materiali già di per sé piuttosto secchi, conteneva in media soltanto il 2% di umidità. La statistica, che qui non mi soffermo molto perché è quella appunto prevista dalla norma ISO, quindi è stata stimata la varianza tra i laboratori, la varianza all'interno del singolo laboratorio, e poi tutta una serie di test di controllo a partire dalla normalità delle repliche all'interno del singolo laboratorio, il test di group per verificare la presenza di eventuali valori anomali e quello di Cochrane per l'omogeneità della varianza all'interno dei laboratori partecipanti. Veniamo direttamente ai risultati, la cosa appunto un pochino interessante. Partiamo dalla statistica H. La variabilità tra i laboratori. E nel caso della variabilità tra i laboratori, un solo laboratorio aveva dei valori superiori all'H critico ed è stato eliminato il numero 19, mentre manca anche il laboratorio numero 8, perché di fatto all'ultimo non ha trasmesso, diciamo, i dati. E quindi abbiamo 28 dati utili con dei valori critici relativamente piccoli. La statistica H, cioè la variabilità all'interno del laboratorio, aveva individuato degli outlier confermati con il testo di Cochrane, ma che però con una eliminazione reiterata non comportavano un miglioramento significativo dei valori di ripetibilità e di riproducibilità, per cui alla fine sono stati mantenuti. Quindi su 28 dati utili il risultato in estrema sintesi è questo, ovvero 28 laboratori utili su 30, un EC50 media dello 0,49%, Scusami, ti solleciterei a chiudere rapidamente perché sei già fuori tempo. Ripetibilità del 16,5%, una riproducibilità del 25%. Il percorso continuerà ancora, non abbiamo finito perché verrà inviato presto un report definitivo a cui seguirà una riunione plenaria ed una pubblicazione appunto del metodo all'interno della collana delle manuali, dei manuali e linee guida con un ipotetico, speriamo che le condizioni lo consentano, un interconfronto vero e proprio esteso ai campioni reali entro il 2021. Grazie. Grazie Fulvio. Allora io passerei subito alla mia presentazione. Sì. Chiedo alla regia se mi manda lo schermo. Beh, io ho il duplicato qui da me. Sempre nell'ottica di riprendere un po' il discorso dell'anno scorso, dove ci fu l'occasione di riunirci con un gruppo di noi per quanto riguarda i vari saggi di tossicità con il Copepo de Calanoide a Carsia Tonza, ai sensi del DM173. Questa volta però, come era anche emerso l'anno scorso, volevo soffermarmi un attimo sul saggio che è un pochino quello più ostico, che è quello relativo alla terza specie. Sì, scusate, io non seguivo lo schermo collettivo, andavo sul mio. Aspettiamo un attimino che lo introducano.
Ecco, sì, sì, era quello lì, questo qui. Sì. Un attimo, devo chiudere quell'altro, un secondo solo, datemi sì, un secondo di tempo. Tanto io vado avanti, tanto le cose le sappiamo, il decreto penso che lo conosciamo tutti, e quindi il decreto 173 prevede come prima tipologia con la carza tonza la, in fase liquida il test acuto a 48 ore, e mentre sempre in fase liquida come terza tipologia il saggio semicronico di mortalità in fase liquida a 7 giorni. Poi c'è tra le prime tipologie col sedimento intero, scorri pure, grazie. No, no, ah sì, scorro io. E, dicevo, c'è la possibilità anche di utilizzare questo organismo, il copepo dei melanoide, anche per la fase solida, però diciamo che la maggiore criticità era stata mostrata sul saggio a 7 giorni, perché richiede tutta una serie di passaggi che poi andremo a vedere in dettaglio. Diciamo che la criticità della raccolta delle uova è stata bypassata dal fatto che abbiamo visto che le uova possono essere raccolte e conservate in frigorifero in modo da avere di partenza uno stock consistente. Poi c'è la fase di incubazione, che comunque almeno nel primo momento sembra piuttosto semplice, perché si tratta di trasferire le uova nei singoli pozzetti da 2 ml e mezzo, 3 replicati da 12 uova. Il problema nasce i giorni successivi, quando a due giorni dopo l'incubazione e ancora 5 giorni dopo l'incubazione c'è il trasferimento delle larve, dei naupli. E questo è un procedimento piuttosto lungo, perché gli organismi sono molto piccoli, vanno trasferiti uno alla volta, e quindi pone è un procedimento lungo non solo, ma richiede una certa manualità da parte degli operatori. Allora, chi si è scontrato con queste difficoltà, non dico chi, però insomma, diciamo, ci sono già dei laboratori che hanno bypassato questo problema, ha trovato, come poi abbiamo anche sviluppato noi in seguito, un metodo un pochino diverso, che è quello di utilizzare dei filtrini. Vado avanti, scusatemi, dei filtrini di nylon di maglia da 20 micron di maglia, di tagliare le falcon in modo da creare delle camere di incubazione, e di utilizzare dei bicchierini o dei becher o dei contenitori che si usano per le analisi delle urine, dove posizionare il filtro, all'interno del filtro posizionare una serie di uova, quindi non più uno ma magari 2 o 3. Questo facilita i passaggi dei giorni successivi, cioè del tempo dopo 2 giorni e dopo 5 giorni, semplicemente perché si rimuove la larva e si riporta in una nuova soluzione. Questo passaggio però implica che non vi sia l'osservazione della mortalità, cioè non si può seguire, o meglio, si potrebbe anche seguire mettendo il filtrino, svuotando il filtrino, ma diventa ancora più lungo il procedimento. Quindi dobbiamo alla fine decidere di terminare il test a 7 giorni e di andare a cercare dopo 7 giorni l'organismo nel filtro. E se lo troviamo vivo ci sta bene, se lo troviamo morto lo contiamo come morto. Il problema vero è che alle volte i naupli e i piccolini, diciamo, muoiono e si decompongono subito. Quindi ci è capitato, ad esempio, di non trovare nulla. In quel caso si considera che la larva è morta e si è decomposta, e quindi non ritroviamo forse qualche avanzo, qualche residuo di chitina, ma insomma questo non ci dà come risultato una mortalità.
Un'altra differenza rispetto all'allestimento nelle piastre è che qui dobbiamo utilizzare una quantità di soluzione che è molto più grande, e questo non è sempre possibile, anche se però rispetto al test con le piastre si riduce il numero di replicati, nel senso che possiamo inserire due uova anziché uno per ogni singolo pozzetto e quindi ridurre i contenitori, però anche questo, diciamo, non è, è da standardizzare, da lavorarci su con gli interconfronti. In più, diciamo, in diversi esperimenti abbiamo trovato una certa coincidenza tra la metodica utilizzata con i pozzetti e quella con i bicchieri, per cui sia i valori di riferimento per i parametri di validazione del controllo negativo, sia quelli dei parametri di validazione con il controllo positivo, che ricordiamo è sempre il cloruro di nickel, sono rientrati nei valori che noi avevamo già trovato nel nostro laboratorio, e sono anche quelli pubblicati dalla Unichem e dal lavoro di Gorbi e Talla di qualche anno fa. Siamo a questo punto, diciamo, potremmo partire in questo modo con un percorso di intercalibrazione. Abbiamo indicato sia io che Valentina la nostra email, per cui ora, insomma, sperando che anche la condizione del coronavirus si possa allentare anche nell'anno prossimo, possiamo pensare di portarci un pochino più avanti rispetto a quanto detto finora. So che alcuni laboratori hanno anche allestito le colture, alcune ARPA, ad alcune ARPA abbiamo fornito i nostri animali e le nostre uova, altri invece, e qui ora mi riallaccio un pochino a quello che sarà il discorso che vi farà poi Valentina, hanno utilizzato dei ceppi baltici. Quindi qui allora nasce un quesito: il ceppo adriatico può essere comunemente utilizzato e al posto del ceppo baltico e viceversa? Cioè, che tipo di confronto e di sensibilità ecotossicologica possiamo riscontrare tra laboratori se utilizziamo questi due ceppi diversi? Ora, a questo punto di domanda magari ve lo svela un attimino Valentina Vitiello, che presenta adesso, la vado a presentare, il nostro lavoro, che appunto riguarda un confronto tra i due ceppi, e diciamo che, insomma, anticipo che non ci dovrebbero essere problemi, per cui io vi suggerisco di contattarci per chi vuole iniziare il test di interconfronto e di iniziare indipendentemente dal ceppo che si possiede, rispettando le alghe e la quantità e la qualità e le specie di alghe da utilizzare per questo test, quello deve essere mantenuto, ma appunto cercando di sviluppare il test in modo più semplice con le camere, con i filtrini, in modo da svincolarci anche dalla manualità che è richiesta da questo tipo di test. Io vi ringrazio per l'attenzione e a questo punto darei subito la parola a Valentina Vitiello. Grazie. Buonasera, mi sentite? Sì, Valentina, sì. Vai pure. Allora, devi adesso condividere. Sì. Ok. Dico il titolo della presentazione, che gli autori sono Santoro, Rotolo, Vitiello, Pellegrini, Sanna, Buttino, utilizzo il copepode plantonico Acarzia tonza ai sensi del DM 173, confronto della sensibilità ecotossicologica tra le popolazioni di origine adriatica e baltica. Vai Valentina, grazie. Ok, buonasera, sono Valentina Vitiello dell'Ispra di Livorno. Le attività riportate in questo contributo rientrano in uno studio più ampio che ha coinvolto e che coinvolge le studentesse Beatrice Santoro e Valeria Sanna
dell'Università di Firenze e di Pisa e il dottorando della Stazione Zoologica di Napoli, Flavio Rotolo. Come già ampiamente detto da Isabella, Carsia Tonza è uno dei crostacei indicati nel decreto 173 per l'esecuzione dei saggi biologici sui materiali di escavo di fondali marini, predeterminazione della loro pericolosità. E la Carsia Tonza è una specie delle regioni temperate e subtropicale, ampiamente distribuita nei diversi oceano Atlantico, Pacifico, Indiano e nei mari del nord come nel Baltico, ma anche nel Mediterraneo, perché sono stati ritrovati alcuni esemplari in Adriatico. E esistono tutta una serie di studi che hanno indagato le eventuali differenze tra gli esemplari appartenenti a diversi ceppi, e in questo fine rientrano anche le nostre attività. In particolare noi ci siamo chiesti se embrioni e napidi di ceppi diversi hanno la stessa sensibilità ecotossicologica e se le loro risposte sono comparabili. Esemplari di Acarsia tonza che sono stati campionati nel mare Adriatico sono stati introdotti nel nostro laboratorio nel 2009 in occasione della partecipazione ad un interconfronto organizzato a livello Unichim per i saggi di inibizione della mobilità nucleare acuto e a 7 giorni. E a partire da quel periodo poi i saggi con Acarsia, sia i saggi normati Unichim che il saggio ISO di inibizione dello sviluppo larvale in fase acquosa e quello che ne è derivato in fase solide sono stati inseriti e sono stati condotti nell'ambito di diversi progetti di monitoraggio che hanno visto coinvolta la sezione ISPRA di Livorno. A partire dal 2019 abbiamo in allevamento anche esemplari provenienti dalla popolazione del Mar Baltico. Per confrontare la sensibilità ecotossicologica delle due diverse popolazioni abbiamo effettuato i saggi di inibizione della mobilità nucleare acuto e a 7 giorni, secondo i protocolli Unichim, con organismi della popolazione proveniente dal Mar Baltico e utilizzando come tossico di riferimento il nickel cloruro. I risultati che abbiamo raccolto, che stiamo raccogliendo, sono poi da confrontare con le carte di controllo che abbiamo costruito con i saggi condotti in questi anni utilizzando gli organismi della popolazione proveniente dal mare Adriatico. I risultati fin qui raccolti sono molto preliminari e sono in fase di implementazione. Possiamo dire comunque che i saggi fin qui condotti con gli esemplari di Acarsia tonza derivanti dalla popolazione del Baltico hanno rispettato i parametri di validazione riportati sui protocolli Unichim che abbiamo seguito. In questa slide abbiamo riportato i risultati ottenuti nel corso degli anni con gli esemplari della popolazione del mar Adriatico, anche se comunque dobbiamo dire che le carte di controllo con questo ceppo sono in fase di ottimizzazione e i valori qui riportati sono comunque temporanei, diciamo, non sono definitivi. E poi ci sono i risultati ottenuti con gli esemplari della popolazione del Mar Baltico. E i risultati molto preliminari e comunque la prosecuzione delle attività ci potrà fornire alcune indicazioni metodologiche utili per futuri esercizi di intercalibrazione a livello nazionale previsti in ambito SNPA. Ulteriori approfondimenti potranno permettere l'utilizzo eventuale di entrambi i ceppi della Carsia tonza per i saggi ecotossicologici, perché almeno i risultati preliminari che abbiamo ottenuto sono comparabili rispetto a quelli ottenuti con gli organismi del ceppo adriatico. I prossimi step da effettuare sono aumentare sicuramente il numero di prove, testare i campioni ambientali ed estendere quel confronto anche al saggio di inibizione dello sviluppo larvale in presenza dei sedimenti. Volevo soltanto aggiungere che comunque questa ricerca si rientra comunque in una comparazione più ampia tra gli esemplari delle due popolazioni che stiamo attualmente svolgendo con gli studenti e il dottorando, con indagini estese sui tassi produttivi delle due colture per verificare se le condizioni che abbiamo applicato fin qui per il saggio per il ceppo adriatico sono estendibili anche per quello baltico senza problemi. Termino qui e grazie per l'attenzione. Grazie Valentina, siamo un pochino in ritardo, darei subito la parola a Cristina Martone che con Barbizzi, De Zorzi, Damiano Centioli dell'area metrologia Centro Nazionale
ISPRA farà la comunicazione, o meglio, credo sia un poster anche questo, prova valutativa interlaboratorio, saggio di tossicità acuta con Daphne Amagna su tossico cieco. Cristina, ci sei? Sì, buonasera, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Perfetto. Devi solo condividere. Ho condiviso, la vedete la... No. Sto vedendo. Che sta succedendo? Non lo so, io qua. Il monitor sta per essere spento. Allora, le esco io dalla visualizzazione dello schermo. Ok. A questo punto vada sotto e apra la presentazione, per favore. Sì, è aperta. Ok, allora ora rifaccio ricondivisione schermo in basso, quella verde. Le si apriranno varie finestre, deve individuare la finestra dove c'è la sua presentazione e cliccarci sopra. Fatto. Infatti adesso la vediamo. Ok, perfetto, grazie. Allora, salve, sì, sono Cristina Martone, lavoro presso l'area di meteorologia del Centro Nazionale per la Rete Nazionale dei Laboratori di ISPRA a Castel Romano. Faccio questa breve presentazione per l'attività che svolgiamo nell'ambito dei confronti interlaboratorio, in questo caso in ambito ecotossicologico. E in particolare porto un breve esempio sull'ultima prova valutativa che abbiamo organizzato sui saggi di tossicità acuta con Daphne Amagna sul tossico cieco. Mi ricollego a quello che è stato detto prima anche dal collega Onorati e dal collega Bandini riguardo al fatto che in questo che porto io invece si parla proprio di valutazione della performance, quindi noi in ISPRA siamo accreditati secondo la norma 17.043 per, come organizzatori di prove valutative, quindi quando si parla di prove valutative si parla proprio di andare a valutare la performance dei laboratori partecipanti e quindi la valutazione in base a criteri prefissati e attraverso l'uso di strumenti statistici ottimizzati. E l'ISPRA fa questo tipo di lavoro già da organizza confronti interlaboratori già da una quindicina di anni e invece dal 2015 ha appunto questo centro PTP, quindi un provider di prove valutative accreditate secondo la ISO IEC 17043 2010. Nel certificato vedete accanto a destra, in basso, l'elenco aggiornato al 2018 degli schemi per i quali abbiamo raggiunto l'accreditamento secondo questa norma per organizzare queste prove valutative. E cerchiato in rosso c'è appunto lo schema per i test ecotossicologici su matrice acquosa, in particolare per la valutazione, quindi tramite C50. ISPRA fa questo tipo di attività, in particolare appunto noi nel CN Lab, grazie anche alla Costituzione, insieme alla SNPA, quindi insieme al Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, quindi le agenzie regionali che operano sul territorio, di una stretta rete che rappresenta uno strumento fondamentale poi per scambiare informazioni e conoscenze, proprio per con l'obiettivo finale che è quello di garantire la qualità del dato del monitoraggio ambientale che viene fatto su svariate matrici e la comparabilità quindi anche dei dati analitici che ne derivano. E, in particolare, a partire da quegli schemi elencati che abbiamo visto, lo schema relativo all'ecotossicologia lo abbiamo accreditato tramite proprio il saggio di tossicità, l'organizzazione di interconfronti su saggi di tossicità acuta con Daphne Amagna su tossico cieco. Come seguendo i dettami della C7043 esiste un disegno sperimentale che prevede la richiesta di determinazione, in questo caso, delle proprietà di interesse, quindi
determinazione dell'inibizione della mobilità della Daphnia magna per effetto prima di un tossico di riferimento, in questo caso il dicromato di potassio, e poi di un tossico cieco che è stato fornito ai laboratori, che era in questo caso il solfato di zinco eptaidrato. Le proprietà di interesse sono state quindi i valori di 50 a 24 e 48 ore. E nel caso di questo tipo di prove valutative, ogni laboratorio determina di interesse secondo il metodo di calcolo in uso presso appunto il laboratorio stesso. Il valore assegnato è stato poi assegnato quindi un valore di riferimento, che in questo caso è stato il valore di consenso dei risultati forniti dai laboratori, ovviamente anche in questo caso i risultati ritenuti validi, eliminando cioè eventuali outlier. Il valore di consenso è stato ottenuto come media robusta antitrasformata dei valori logaritmici fornite. Come nella maggior parte degli schemi di prove valutative in questo campo, l'elaborazione statistica e i criteri di valutazione dell'accettabilità dei risultati fanno riferimento alla norma ISO 13528-2015, quindi abbiamo qui riportato brevemente la valutazione dell'accettabilità fatta tramite lo Z-score, che ormai conosciamo bene tutti. In questo caso abbiamo valutato lo Z-score come il rapporto tra la differenza tra miglior stima riportata dal laboratorio per la proprietà di interesse e meno il valore assegnato di riferimento della stessa proprietà sullo scarto tipo robusto del circuito. E, i risultati sono stati soddisfacenti. È chiaro che l'accreditamento per l'organizzazione per confronti l'abbiamo fatto su un circuito e su una prova che è già abbastanza digerita anche all'interno del sistema dell'SNPA, che è quello con la Daphnia magna. E infatti si vede anche brevemente dai grafici che c'è stata una buona risposta: su 25 laboratori che avevano aderito, 21 hanno mandato i risultati, e il CV si è mantenuto intorno al 20%, sia per la prova che a 48 ore su tossico cieco. Questo è quello che per l'ecotossicologia facciamo come centro accreditato. Ultimamente, rispetto all'elenco schemi che vi avevo fatto vedere prima, si è aggiunta anche un'ulteriore prova sul biologico, perché ci siamo accreditati anche per organizzare interconfronti, prove valutative su matrice biologica e in particolare su verdini. E speriamo che questa informazione possa essere comunque utile anche all'interno di questo tipo di incontro. Scusa, non si è capita l'ultima parola, in particolare su organismi? Come? Non si è capita l'ultima parola, l'accreditamento in particolare su organismi? Su matrice biologica, l'abbiamo fatto sui verdini di diatomee bentoniche fluviali. Ah, ecco, sì, non avevamo capito, era andata via la voce un attimo, grazie. Ah. Io ho finito, vi ringrazio. Grazie a te. Allora io darei subito anche la parola a Ginevra Moltedo per una comunicazione di aggiornamento sui biomarker, mi hanno detto. Ginevra, hai 5 minuti e poi passiamo alla discussione. Vi leggo le domande, sono poche, quindi penso che insomma ce la possiamo fare. Grazie. Vai Ginevra, ci sei? Ginevra? Ginevra? Non c'è. Allora io andrei avanti. C'è un attimo. Ah, non mi risponde, forse perché... Sì, infatti non sento l'audio. Deve attivare l'audio? Ah, ecco, sì, vedo anche la presentazione. Ecco, mi sentite? Sì, vai. Ciao Ginevra, vai. Ciao, scusate, ma io non riesco a vedere io. La condivisione è in pausa, non so perché. Noi ti vediamo e ti sentiamo. Vabbè. Cioè, in realtà vediamo la presentazione, noi non vediamo, io non, almeno non vedo te, ma vedo la presentazione. Ok, adesso vedete la presentazione intero, che sta andando avanti?
Sì, benissimo. Ok, vai. Allora cerco di essere più breve possibile. Buonasera a tutti. Sono qui per aggiornarvi, diciamo, sulle attività che riguardano questo manuale su metodologie di riferimento per analisi di biomarker in organismi marini. Me l'avevo già accennato lo scorso anno e quindi volevo fare un aggiornamento sulle attività. L'idea naturalmente nasce dall'esigenza che si è creata nel tempo di trovare delle metodologie diciamo uniformi o comunque condivise. Infatti le analisi di biomarker sono ormai riconosciute come utile strumento e vengono utilizzate in numerosi programmi di monitoraggio, ma vengono utilizzati, diciamo, possono essere utilizzati diversi protocolli metodologici per la stessa analisi di biomarker. Quindi spesso i risultati poi non risultano confrontabili e quindi non è neanche possibile poi definire eventuali valori soglia. Siccome la normativa e le convenzioni nazionali europee richiedono tutta una serie hanno una serie di richieste, tra cui appunto proprio l'armonizzazione dei metodi e la definizione dei criteri di valutazione di questi degli effetti dei contaminanti, oltre a eventualmente anche la definizione di valori soglia, diciamo l'obiettivo di questo manuale è proprio fornire questi metodi armonizzati per permettere poi il confronto dei risultati e stabilire dei criteri di valutazione ed eventualmente definire i valori soglia. Le prime fasi, diciamo, di questa attività avevano visto appunto la presa di contatto tra i vari membri tra i vari partecipanti. Si è costituito anche un gruppo di lavoro che ha cominciato a lavorare già dal 2017 e che è stato ufficializzato finalmente quest'anno e al quale è stato inviato, ai vari partecipanti è stato inviato un questionario di ricognizione. Sono state quindi raccolte le varie informazioni relative a quali erano i biomarker che vengono utilizzati maggiormente su organismi marini dai vari laboratori italiani, su quali specie e quali erano i protocolli di riferimento che normalmente vengono utilizzati. Si è visto che appunto al momento sono stati raccolti 121, cioè sono stati indicati 121 protocolli metodologici per un totale di 39 biomarker utilizzati su varie specie, tra cui molluschi e pesci. Quindi l'attività che adesso è in corso è quella di elaborare, cioè in realtà sono state già elaborate tutta una serie di tabelle di confronto dei protocolli per ciascun per alcuni biomarker. Abbiamo iniziato da alcuni, ma come avete visto ne sono tantissimi, e sono stati definiti i criteri e i fattori di ponderazione, su suggerimento poi anche di Baudu, di come era stato fatto per i saggi biologici, per poter attribuire un punteggio sulla base del quale poi è stata effettuata quindi la selezione del protocollo più idoneo. Qui vedete i tre passaggi, scorro velocemente, comunque il confronto, quindi vengono messi a confronto tutti i protocolli indicati. Qui c'è un esempio per i micronuclei dai vari laboratori, quelli utilizzati, diciamo, come riferimento per i vari laboratori, e si attribuisce il punteggio e poi viene selezionato. Vado velocemente ai criteri con cui sono stati stabiliti i punteggi. Questi fattori di ponderazione sono appunto il livello di standardizzazione e di descrizione del protocollo, e quindi si sono preferiti, praticamente si è data la preferenza a protocolli standardizzati o pubblicati da enti o associazioni nazionali e internazionali riconosciute come l'ICES, l'OSP, scusate qui c'è un errore, vabbè, l'ICES, l'OSPAR, l'EPA e l'STM. L'altro fattore è la fattibilità e fruibilità, dando preferenza ai protocolli più facili da eseguire. Il fattore 3 è costi di esecuzione, quindi è stato preferito il protocollo naturalmente meno costoso. Applicabilità in ambito di monitoraggio nazionale, sono stati preferiti quei protocolli descritti per le specie indicate nel DM 2000, del 2015 relativo al programma di monitoraggio nazionale predisposto ai sensi del decreto legislativo 190 del 2010 e in ricepimento della strategia marina. Quindi poi la finalità è proprio quella, no? Definire dei protocolli che
potranno essere utilizzati nel monitoraggio nazionale. E l'ultimo fattore è il 5, la frequenza di utilizzo in Italia, quindi quelli tanto naturalmente saranno, hanno un punteggio maggiore quelli utilizzati più comunemente. L'elaborazione finale di ciascun di tutte queste informazioni ha portato appunto per ciascun protocollo, oltre a essere definito quali, per ciascuna analisi, oltre ad essere indicati quali protocolli di riferimento sono stati indicati dai vari laboratori, è stato calcolato il fattore di ponderazione, l'FPP totale, e in base a quello poi selezionato il manuale. Questo, diciamo, questa elaborazione che è stata fatta e che è ancora in corso, naturalmente necessiterà poi assolutamente di una condivisione dei risultati con tutti i partecipanti del gruppo e di riunioni ad hoc in cui verranno discusse alcuni dettagli dei protocolli, perché naturalmente molti protocolli, pur essendo validi, comunque portano a risultati discordanti. Quindi per arrivare a un protocollo unico e condiviso bisognerà quindi organizzare queste riunioni ad hoc, che adesso sto diciamo ragionando come organizzare meglio, probabilmente verranno fatte via web, e per la stesura poi del manuale metodologico, a cui seguirà poi, una volta definito appunto un protocollo su cui effettuarlo, verranno effettuati degli esercizi di interconfronto tra laboratori che permetteranno appunto la validazione del metodo. Spero di essere stata più veloce possibile. Sì, bravissima, grazie. Allora, ci sono delle domande segnate che vado a leggere. Dunque, quanto costano le ostriche, l'avevamo detto. C'è Marco Francese che chiede, esistono allora lo chiede a Lorenzo Morroni, esistono delle prove di confronto con organismi mediterranei? C'è l'idea di provare lotti autoctoni dopo il primo interconfronto, e se sì, quando circa? Al podio per favore. Questa era una domanda sulla presentazione di Lorenzo Morroni et al riguardante le ostriche. Eccomi, sentite? No, allora, attualmente non è stato previsto, non ce ne sono, anche perché anche da, insomma, da altri studi, le ostriche di solito arrivano da lì. Sicuramente potrebbe essere interessante. Sono state fatte qualche prove con ostriche autoctone, anche italiane, insomma, cosa veniva giù dall'Esina, insomma, per capirsi. E non è facilissimo condizionarle come fanno alla Guernsey Farm, cioè riuscire ad avere il protocollo in modo da ottimizzare più possibile per la riproduzione, avere le gonadi in quelle condizioni. Però sicuramente è un punto interessante da sviluppare, sarebbe un confronto interessante, e sarebbe anche auspicabile avere delle alternative a quella per avere gli organismi, cosa che al momento non c'è. Grazie Lorenzo. Io non vedo più nessun'altra domanda, però chiedo conferma alla regia. No, mi dà conferma. Sì, io volevo solo lanciare una provocazione. Ci siamo scambiati dei messaggi con il gruppo chat riguardo alla definizione di Pheodactylum tricornutum come alga bentonica o plantonica. Per quello che sono i miei passati trascorsi, il Pheodactylum io la considererei un'alga plantonica, anche perché viene raccolta o con retinoplancton o con bottiglia Niskin. Quindi la suo habitat è la colonna d'acqua. Però lascio aperta questa domanda, questa disquisizione, sulla quale però ritengo che sia importante fare chiarezza, perché anche questo aspetto è importante.
Quindi pensiamoci, poi magari a fine domani cerchiamo di dare una risposta univoca. Grazie a tutti, io vi ringrazio per la pazienza e ringrazio la regia che è stata anche paziente a sforare i tempi e ci vediamo domani. Buona serata a tutti. Sì, quindi era domani e vi ricordo l'appuntamento con la terza sessione alle 14.30, magari ecco, colleghiamoci un qualche minuto prima così da essere puntuali, perché insomma anche domani le attività sono tante, insomma, quindi dovremo riuscire a starci. Grazie ancora e a presto.